Buongiorno a tutti, iniziamo a breve, siamo stati da qualche minuto, siamo già in diretta streaming su Zoom e su Zoom. Ok, possiamo iniziare. Buongiorno a tutti e benvenuti a questa quarta e ultima sessione del seminario Esprimere il vissuto sulla filosofia di Giorgio Colli. E dunque, oggi la sessione sarà intitolata Colli in prospettiva e procedo subito con la presentazione del primo relatore di oggi, che è il professor Emilio Carlo Corriero, che insegna filosofia della religione e antropologia filosofica presso l'Università degli Studi di Torino, ha studiato a Berlino e a Tubinga e collabora con la University of the Western England di Bristol. Dirige insieme a Irene Milton Grant la collana Physics dell'editore Rosenberg Sellier ed è direttore della collana Schelling's Philosophy di Academia University Press. Tra i suoi libri più recenti, Nietzsche's Death of God and Italian Philosophy del 2016, Vertigini della ragione, Schelling e Nietzsche, la nuova edizione del 2018, The Absolute and the Event, Schelling after Heidegger, del 2020, e infine The Gift in Nietzsche's Zarathustra, del 2021. La relazione che terrà oggi si intitola Giorgio Colli, filosofo italiano. Lo ringrazio per aver accettato il nostro invito e gli cedo la parola. Grazie. Nel mio intervento cercherò di delineare alcuni tratti del pensiero di Giorgio Colli con l'intento di chiarire la sua piena inclusione nella tradizione filosofica italiana del Novecento, non nascondendo i limiti di una tale definizione, ma mostrando al contempo i vantaggi che essa può presentare nell'ottica della comprensione generale del suo movimento di pensiero, con particolare riguardo alla sua proposta teoretica. Non mi soffermerò sulle affinità e i punti di contatto con altri protagonisti della filosofia italiana, che pure sono stati suggeriti, in parte esplorati, perché si tratterebbe di un compito ben più vasto e che d'altra parte, ritengo, data la peculiarità della proposta di Colli, non necessariamente darebbe seguito a risultati significativi. Quanto mi ripropongo di fare qui è piuttosto mettere in luce come il pensiero di Colli si inserisca a pieno titolo all'interno di una storia, di un dibattito, e come in questo senso esso meriti di essere riconosciuto nell'originalità e nel valore del contributo portato. Prima di entrare nel vivo del mio intervento, lasciatemi ringraziare sinceramente gli organizzatori, Ludovica, Giulio e Sebastiano, che sono tra l'altro seduti qui con me a questo tavolo, per questo gentile invito, ed esprimere la mia sincera gioia di intervenire all'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli, in particolare di poter parlare proprio qui, in questa sede che, come alcuni di voi ben sanno, ha molto a cuore, di un autore come Giorgio Colli, la cui riflessione filosofica rappresenta per me, sin dal primo incontro con i suoi libri, mediato da un interesse più generale per Nietzsche, un contatto esistenziale quanto mai profondo e coinvolgente con l'autentica tensione filosofica, al di là di mode e convenzioni che troppo spesso occupano e attraversano il dibattito senza lasciare traccia alcuna. Questa personale considerazione preliminare, in genere superflua, se non addirittura fuori luogo in un contesto congressuale, nel caso in oggetto non è affatto accessoria. Sono persuaso infatti che la proposta teorica di Colli, come già risulta evidente nelle considerazioni metodologiche che aprono Physics Scriptae Fidei del 48, richieda un sovrappiù di coinvolgimento interiore, senza il quale i nessi argomentativi perdono di pregnanza e le tesi di rigore. Con ciò non si vuole affatto sostenere che non si possa seguire l'argomentare di Colli sul piano meramente logico e discorsivo, o che le sue tesi per essere confermate richiedano un abbandono mistico e una resa davanti all'evidenza di tipo intuitivo.
Significa semplicemente che in quanto emergono dall'esperienza interiore radicata nell'immediatezza che tutti ci accomuna, tali tesi per essere afferrate richiedono una sensibilità ermeneutica, un passo in là oltre la mera espressione, oltre la parola scritta, il contatto con l'esperienza d'esistere. Un gesto che colloca per certi versi il pensiero di Collo in albero certamente variegato e complesso di quella che taluni illustri pensatori hanno chiamato, con esplicito riferimento all'opera di Nietzsche, autentico faro di Colli, experimental philosophy, ossia un pensiero filosofico che evidenzia, al di là del reticolato concettuale di cui pure si avvale, un sovrappiù di forza vitale e che si caratterizza per l'appunto come esperimento esistenziale, vale a dire come contatto con l'immediatezza della vita e con la sua inesauribile eccedenza rispetto all'ambito meramente razionale. Come il pensiero di Nietzsche, anche la riflessione di Colli implica una niente affatto scontata disposizione d'animo e il convincimento interiore di chi voglia accoglierlo, poiché tocca le radici profonde dell'esistenza, cui il pensiero può per l'appunto soltanto alludere nella direzione di un recupero della continuità con l'origine apparentemente perduta nel passato. La proposta filosofica di Colli non si può riassumere una qualche dottrina da comunicare discorsivamente, ma si presenta piuttosto come una pratica teoretica, prima ancora che etica, da cogliere e continuare. Peraltro in pieno accordo con il principio che guida lo stesso Colli nella lettura di Nietzsche, secondo il quale, anziché essere interpretata l'opera di Nietzsche, andrebbe piuttosto continuata. Credo poi che lo sforzo interiore richiesto alla filosofia, dalla filosofia di Colli, sia alla base di un comune sentire che il pensatore torinese, tanto nel suo lavoro teoretico quanto con quello editoriale e culturale, intende ridestare nei singoli al fine di costituire una sorta di comunità di affini, una coinonia certamente elettiva, ma non per questo esclusiva. A ben vedere anche questo è in perfetta continuità con le sollecitazioni di Nietzsche, che sono alla base delle sue riflessioni intorno alla cosiddetta amicizia stellare, e poi naturalmente di tutto l'argomentare, nonché dello stile dello Zarathustra, volto all'individuazione di una particolare forma di amico, capace di abbandonare alle sue spalle le false sicurezze determinate dall'astrazione concettuale, per voltarsi a un futuro che è possibile solo attraverso il proprio tramonto e nel recupero della continuità con la fisis originale, o per usare un'espressione di Colli, con la vita sorgiva. Già negli appunti del 57, intorno al cosiddetto libro della nostra crisi, è evidente la centralità per Colli di Nietzsche, così come l'aspirazione a una forma di condivisione che sappia ridare senso e vigore alla filosofia moderna, persa nell'individualismo e nelle sue visioni sistematiche. Cito dal frammento 88, racconto della ragione della bomba. La filosofia oggi è morta più di ogni altra espressione culturale, aperta parentesi, comandante sconfitto, chiusa parentesi. Perché rinasca occorre la fantasia universale che trascorra su tutte le cose, le colleghi con spirito dominatore, attraverso le loro diversità essenziali, e racconti le sue visioni con miti metafisici. Così ricreerà la cultura, cioè educherà gli spiriti non finalistici a serrarsi in una società staccata dallo Stato. In corsivo scrive poi Colli, unico esempio moderno, Zarathustra. Vedremo fra poco quanto sia centrale l'esempio di Zarathustra per Colli, ma prima occorrono alcune precisazioni. Il suo tratto peculiarmente esistenziale, a cui mi richiamavo poco fa, meglio dire certamente interiore, onde evitare di intendere l'aggettivo come una definizione di appartenenza a una determinata corrente filosofica, per un verso, come detto, ha reso la riflessione di Colli di difficile ricezione e incasellamento storiografico. E per l'altro l'ha esposto alla troppo disinvolta e sbrigativa accusa di irrazionalismo che, specie nel contesto italiano, veniva spesso rivolta a quelle forme di pensiero che mal si coniugavano con la visione hegeliana della razza, ovvero con una ragione capace di esaurire nei propri concetti e nel suo movimento la realtà e la sua storia. Sebbene l'accusa di razionalismo sia assai ricorrente nella filosofia del Novecento, ritengo che il pensiero di Colli sfugga agilmente a questa definizione, poiché per Colli la ragione non va abbandonata, ma anzi indagata la sua genesi e riconosciuta nella sua provenienza. Essa è infatti origine per Colli da un'immediatezza condivisa, però obbligata, e si presenta quale epifenomeno di quell'origine da porre sotto analisi genealogica. Ieri abbiamo visto negli interventi di Giulio, di Valerio e di Luca approfonditi questi temi. Non v'è dunque il semplice rifiuto della razionalità per un'ascesa di tipo mistico, v'è piuttosto il necessario riconoscimento dei limiti della ragione e un'analisi condotta sino alle estreme conseguenze, in continuità con le premesse scettiche, tra virgolette, già parzialmente percorse in particolare da Kant, Schopenhauer e Nietzsche, autori che costituiscono la costellazione di riferimento di Colli per la comprensione del pensiero nel suo sviluppo moderno e contemporaneo.
L'accusa di irrazionalismo rivolta alla sua proposta teoretica non tiene infatti conto di questa importante esigenza intima al pensiero del pensatore torinese. L'idea cioè di continuare l'opera decostruttiva e genealogica di Nietzsche rivolgendola alla ragione stessa, ricostruendone e riconoscendone la provenienza originaria, e dunque la continuità velata, per certi versi tradita, ma pur sempre esistente. Inoltre, lo stesso Colli a precisare la sua posizione intorno al dibattito sul cosiddetto irrazionalismo, sempre nei citati appunti per il cosiddetto libro della nostra crisi, e precisamente in un passo del 61, che apre il Menabo Rosso, rovesciando di fatto l'accusa. E il frammento 104. Il problema della ragione, scrive Colli, è la ricerca di leggi universali, aperta parentesi, antirelativismo. Quindi proprio gli illuministi, gli storicisti, gli hegeliani, i più fluidi, sono i più irrazionalisti. Essi guardano alla fenomenologia e non alle condizioni. E Nietzsche è il più razionalista nel tentare le grandi gerarchie che discendono dalla natura umana. In ciò, come si vedrà, il pensiero di Colli, più che nel contesto dell'irrazionismo, andrebbe a giusto titolo inserito, come è stato anche proposto, nell'articolato dibattito intorno alla cosiddetta crisi dei fondamenti e crisi della ragione, che attraversa la filosofia italiana sin dai primi anni del Novecento, e riemerge con forza e una certa originalità tra gli anni 60 e 70, proprio in coincidenza del confronto diretto con l'opera di Nietzsche che viene recepita in quegli anni. Venendo ai temi centrali del mio intervento, che ha per titolo Giorgio Colli, filosofo italiano, occorre dire che esso muove in primo luogo da un certo disagio nel leggere nelle numerose pubblicazioni intorno alla filosofia italiana uscite in questi anni, anche al di là dei confini nazionali, una considerevole difficoltà nella comprensione e nell'esposizione della riflessione di Colli, che sovente si traduce in una difficilmente spiegabile estromissione. Se in primo luogo la preoccupazione riguarda la plausibile collocazione del pensiero di Colli all'interno del dibattito filosofico italiano e cosa si debba e possa intendere con filosofia italiana o pensiero italiano, in secondo luogo il mio intervento mira a legittimare l'uso della definizione di filosofo accanto all'aggettivo italiano con riferimento al pensatore Colli, vale a dire a chiarire in che termini sia legittimo definire Colli un filosofo, ovvero se vi sia ancora spazio nella riflessione di Colli per la filosofia, e in caso vi sia, cosa si debba intendere con detta espressione. Come è stato ampiamente osservato, se è vero che si riconosce pressoché unanimemente il merito del lavoro editoriale e culturale di Colli, pur certamente con alcune eccezioni, più diffidenza certamente permane, infatti, rispetto alla sua proposta teoretica, e, sia detto per inciso, il lavoro fatto in questi anni dal Centro Studi Giorgio Colli e in particolare dagli studiosi del simposio che singolarmente saluto e ringrazio, credo sia importante proprio nell'ottica di recuperare al dibattito filosofico una preziosa risorsa troppo presto accantonata e, oggi come allora, di difficile ricezione in ambito accademico, anzitutto perché poco rispondente ai canoni imposti da una certa letteratura filosofica. In accordo con la distinzione burckhardtiana tra cultura e Stato, a cui Colli esplicitamente si richiama, non si può pensare di giudicare la sua proposta filosofica sulla base di una qualche plausibilità di tipo accademico, perché essa guarda all'ambito più ampio della cultura, non certo la libertà culturale garantita dallo Stato. Ma al di là di queste considerazioni che danno conto soltanto della contingenza, non solo attuale, occorre guardare direttamente al pensiero di Colli nella sua radicale inattualità e comprendere come però la sua riflessione finisca inevitabilmente per inserirsi in questioni nevralgiche del pensiero italiano contemporaneo. Innanzitutto soffermiamoci sul contesto filosofico italiano e sulla presenza di Colli. Che la figura di Colli meriti un'adeguata collocazione in questo panorama nella seconda metà del Novecento non mi pare possa essere messo in discussione. L'impegno in attività editoriali di primissimo livello e di grande impatto come edizione critica delle opere di Nietzsche, nonché la volontà di ripensare l'approccio filologico alla classicità, da Physis Cryptestai Philei sino all'edizione della Sapienza greca, sono infatti costantemente animati da un preciso orientamento filosofico, che emerge nei suoi scritti più esplicitamente teoretici e costituisce l'autentico originale contributo portato da Colli al pensiero filosofico, che si colloca, come accennato, all'interno di un particolare dibattito coincidente con la nascita di interesse per Nietzsche e con la crisi della ragione post-idealistica e post-marxista. Le maggiori ricostruzioni
di questi anni, volte soprattutto a valorizzare e a mettere sotto una nuova luce la tradizionale linea interpretativa che vede come predominante tra i caratteri della filosofia italiana il suo impegno nella riflessione etico-politica, hanno avuto, tra gli altri, l'effetto di accantonare una parte rilevante della filosofia italiana, a cui Colli porta un contributo assai significativo. Contributo che si comprende in tutta la sua portata, anzitutto a partire dal suo confronto con l'opera di Nietzsche, la cui ricezione ha avuto qui una ricaduta teoretica decisiva. Con ciò non si vuole affatto sostenere che la riflessione filosofica di Colli si debba ricondurre e ridurre esclusivamente al suo rapporto e contatto con Nietzsche. Significa piuttosto che l'apporto teoretico di Colli al dibattito filosofico italiano si misura sulla base dell'impatto che l'opera di Nietzsche ha avuto in quel particolare evento, che per dimensioni e qualità teoretica ha costituito un vero e proprio momento di svolta nel dibattito filosofico italiano. È certo che lungo questa linea interpretativa, stante l'interesse per il pensiero greco e per i suoi aspetti ed esiti più contraddittori, così come per l'attenzione costante per l'opera decostruttiva di Nietzsche, verrebbe naturale ascrivere la riflessione di Colli al cosiddetto pensiero tragico, a cui vengono ricondotti importanti protagonisti della filosofia italiana. I punti di contatto di certo non mancano. Penso ovviamente alla reazione all'ottimismo apologistico di Hegel e alle propaggini del neoidealismo e al rifiuto di qualsivoglia sintesi storicistica. Tuttavia ritengo che il pensiero di Colli, pur inserendosi per certi versi in quella linea filosofica, eccede i confini di quella definizione e si possa cogliere nell'approfondimento del sentimento del nesso ragione storia, un tratto che per l'appunto riguarda più in generale il cosiddetto irrazionalismo italiano degli anni 60-70, irrazionalismo che si sovrappone alla ricezione, alla nuova ricezione di Nietzsche, o alla Nietzsche Renaissance, se vogliamo usare questa espressione. Se l'epoca nichilistica segnata dal pensiero di Nietzsche può essere descritta da Weber come un generale disincanto del mondo, il carattere storico di questo disincanto trova espressione nelle varie forme di nichilismo che caratterizzano l'epoca della morte di Dio, restituendo un nuovo e problematico rapporto con la verità. La verità delle forme dell'incanto può essere negata infatti solo in nome della verità stessa, e ciò esclude che ci si possa fermare a nulla che starebbe oltre la verità fittizia, che decade. Ma la morte di Dio significa per l'appunto la fine della verità ultima. Come ha opportunamente osservato Sergio Givone, nel suo Disincanto del mondo e pensiero tragico, se la verità implica la sua negazione, bisogna davvero osare un'altra filosofia, un altro pensiero, un pensiero che non eluda la contraddizione, ma in qualche modo la faccia sua e rifluisca in essa, un pensiero dell'ambiguità, dell'ambivalenza, un pensiero insieme dialettico e antidialettico, ossia un pensiero tragico. Fine della citazione. Tale forma di pensiero si rifà sostanzialmente all'idea che le contraddizioni che si accompagnano alla nozione di verità non possano essere superate né attraverso una sorta di abbandono al nulla di quelle verità, che decade, né tantomeno mediante una qualche sintesi dialettica, ma debbano anzi venire accolte e mantenute come essenziali e costitutive dell'essere stesso, poiché la contraddizione, in quanto espressione del carattere aporetico della stessa nozione di verità, riguarda la realtà prima ancora che il pensiero che la tematizza. Colli si colloca in questa contraddizione radicale, ma a mio avviso non si limita a metterla in luce e patirla, prestando il fianco all'accusa di razionalismo. Se è vero, come sostiene Gianni Vattimo nel suo intervento al convegno di Anacapri del 1981, dedicato per l'appunto agli esiti della filosofia italiana, se è vero che le tendenze razionalistiche di questa filosofia del Novecento italiano si possono sostanzialmente far coincidere con la crisi dello storicismo post-idealistico e post-marxista, è altrettanto vero che l'irrazionalismo che si intreccia alla ricezione del pensiero di Nietzsche riguarda, oltre al nesso ragione-storia, il rapporto più profondo della ragione e della storia con l'origine dell'essere. Riguarda cioè tutte quelle filosofie che, per usare un'espressione di Franco Rella, riposerebbero sul mito dell'altro, dove con altro si intende uno spazio interdetto alla ragione, a cui questa stessa ragione si richiamerebbe nei momenti di crisi, quando cioè realizza di non saper comprendere il reale nei suoi concetti e nella rete dialettica. Nel suo intervento a quell'importante convegno, Vattimo si richiama in particolare alle filosofie di Cacciari e Severino, i quali in modo diverso ma sostanzialmente affine si richiamerebbero a un altro, non coinvolto nella crisi storica della ragione. Severino, mostrando la follia nichilistica dell'Occidente e della ragione, che pensa l'essere come non essere,
e auspicando un ritorno all'essere di Parmenide, Cacciari, illuminando uno spazio mistico che non si traduce nei giochi della ragione e che viene progressivamente approfondito come origine slegata dalla storia, ossia come mero inizio. Non stupisce che l'oggetto privilegiato della critica siano le riflessioni di Cacciari e Severino, che come quella di Vattimo sono fortemente condizionate dal contatto con l'opera di Nietzsche e con la questione, evidentemente, del nichilismo. Ovviamente qui Vattimo cerca anche di salvare al contrario la sua filosofia dall'accusa di irrazionalismo, mostrando una particolare continuità con lo storicismo, che non avrebbe mancato di approfondire negli anni a venire. La polemica con Severino e Cacciari si gioca qui per Vattimo ancora e soltanto sul nesso ragione-storia, che Nietzsche fa irrimediabilmente saltare, e che Vattimo tentava di salvare, anzi, in una versione debole e antifondazionalista dello storicismo. Accuse analoghe Vattimo avrebbe potuto certamente rivolgere anche al pensiero di Colli, il quale, come detto, predispone però la propria critica alla ragione, alla genesi e alla sua genesi, in modo tale da impedire quel salto nell'altro che caratterizzerebbe queste forme di presunto irrazionalismo. A me pare che il modello utilizzato da Vattimo non sia però del tutto adeguato per comprendere le forme e le ragioni del cosiddetto irrazionalismo messo sotto analisi. Se è vero per certi versi che l'imputazione di razionalismo si può rivolgere a quelle proposte filosofiche che risultano sintesi di tipo storicistico, mostrando una certa sfiducia del nesso ragione-realtà, ragione-storia, è ancor più vero che quest'esito riposa sull'evidenza primaria di una contraddittorietà originaria del reale, vale a dire sul nesso origine-espressione, o se vogliamo sulla relazione tra physis e logos, contraddittorietà messa in luce negli anni 70 dal pensiero negativo, anzitutto sul piano teoretico. È significativo, a mio avviso, che proprio il Vattimo, che nei primi anni 80 definisce le posizioni di Cacciari e Severino irrazionali, in quanto lascerebbero spazio ad un altro non coinvolto nella crisi storica della ragione, nel suo primo contatto con Nietzsche negli anni 60, nei primissimi anni 60, e dunque prima di rivedere la sua posizione in chiave storicistica, scrivesse, qui forse in continuità con le tese del maestro Pareson, di ascendenza scellingiana, che il diritto del filosofo a legiferare proviene dal rapporto con il tutto, dal remoto, cito da Vattimo, remoto radicamento nella totalità dell'essere, e dipende dalla capacità, cito ancora Vattimo, di mantenersi in rapporto con l'origine, che genera mondi e prospettive. Così lasciando intendere l'esistenza di uno spazio eccedente alla sintesi storico-razionale, capace di fornire le risorse necessarie alla ragione stessa. Ciò conferma che le posizioni di Nietzsche intorno alla cosiddetta alla contraddizione originaria dell'essere e al suo rapporto con la sua espressione razionale riecheggiano nel dibattito italiano una problematica latente, che aveva trovato una certa composizione nello storicismo di tipo idealistico e marxista, ma che riemerge proprio nel contatto con Nietzsche e con la crisi della ragione successiva all'esaurirsi ancora storico di quelle sintesi. È in questo particolare contesto che va letto e apprezzato l'apporto alla filosofia italiana di Giorgio Colli, la cui inattualità risiede per l'appunto in un pensiero che esclude ogni sintesi definitiva e mira a riposizionare la questione intorno all'irrazionalismo. Se pensiamo al carattere nazionale di una filosofia come la capacità di addensarsi intorno ad un nucleo forte, originale, capace di influenzare e determinare il dibattito filosofico internazionale, probabilmente dovremmo abbandonare l'idea di rinvenire un particolare carattere nazionale per la filosofia italiana. Ritengo sia invece più opportuno e proficuo pensare al carattere nazionale della filosofia del nostro paese come ad un'attitudine generale o un ripetersi di circostanze e atteggiamenti che ne determinano una certa unicità. In quest'ottica è possibile comprendere come la ricezione italiana di Nietzsche, entro cui deve essere letto l'apporto di Colli, sia stata in grado di evidenziare, di mettere in luce alcuni tratti ricorrenti del pensiero italiano, mostrando la sua capacità di reazione. Ecco alcuni tratti ricorrenti. Innanzitutto un certo ecletismo, che ha origini lontane, come ha osservato un acuto studioso della filosofia italiana come Carlo Gustoviano, probabilmente poggia sull'idea che problemi nati altrove possano trovare una qualche sintesi storica proprio in Italia. Un altro punto, il secondo, un interesse particolare per la ricaduta pratico-politica della riflessione teorica, che anche nel rapporto con Nietzsche ha avuto un suo esito,
in questo caso riguarda per un verso la spinta emancipatrice del soggetto variamente alienato e per l'altro la riconsiderazione del politico come l'esaurirsi, dopo l'esaurirsi della struttura teologica metafisica alla base del potere statuale. Un terzo punto è rivolto all'attenzione sempre presente per la cultura umanistica, talvolta a scapito della cultura scientifica, che nel caso di Nietzsche, in uno stretto scambio con la riflessione francese, offrì peraltro un terreno fertile per interessanti considerazioni sullo stile e sulla forma del linguaggio dopo la morte di Dio, intesa come cedimento del vincolo tra significante e significato. E infine, un quarto punto, un costante, sul quale peraltro ci siamo già soffermati, un costante riferimento all'origine e al suo rapporto con la storia, che in considerazione di quel baratro abissale aperto con la morte di Dio si manifesta per un verso come riflessione sulla secolarizzazione sul nichilismo e per l'altro come indagine genealogica che accompagna lo stabilizzarsi dei valori nella storia, il loro declino e il loro possibile superamento. Ora, certamente non si possono evidenziare nella filosofia di Colli tutti i tratti di anzi richiamati. È evidente però come la riflessione di Colli possa trovare collocazione in questo quadro, sia intorno alla questione della continuità della ragione con l'origine dell'essere, sia nella conseguente riflessione sullo stile in filosofia. Oltre a confermare l'attenzione della filosofia italiana al pensiero dell'origine e al suo rapporto con la storia, la considerazione nietzschiana della morte di Dio in quanto fine della filosofia del fondamento, quindi fine di una filosofia che pensa l'essere a partire da un grunt saldo e incontrovertibile, si innesta, come detto perfettamente, in quella crisi della ragione, efficacemente descritta dall'omonimo volume curato da Aldo Giorgio Gargani, uscito però nel 1979. Una crisi che prorompeva prepotentemente in Italia tra gli anni 60 e 70, ma che affondava le sue radici in un quadro filosofico e culturale più generale e più antico, risalente ai primi anni del Novecento. La crisi della ragione descritta da Gargani nel saggio introduttivo di quel volume riguardava l'impossibilità di pensare alla ragione come la struttura oggettiva del mondo, un'impossibilità che Gargani desumeva anzitutto dal difficile rapporto con le scienze moderne, in particolare con i risultati e le implicazioni della teoria della relatività, ma che in fondo non faceva che ripetere il problema assai più profondo e antico di una ragione incapace di consumare fino in fondo nei suoi concetti la realtà dell'essere e il suo divenire storico. Ciò che secondo il già richiamato Viano, peraltro uno degli autori del libro di Gargani, si sarebbe verificato in Italia, sarebbe di fatto un sospetto costante per la razionalità scientifica, intesa come forma di imposizione di dominio, e infine quale espressione della società capitalistico-borghese con un progressivo scivolamento della razionalità verso la credenza, o meglio verso forme di narrazione ideologica, in particolare il marxismo, capace di mitigare la perentorietà delle affermazioni scientifiche e di liberare solo apparentemente il pensiero filosofico in accordo a una certa persistente vocazione spiritualista. La posizione di Viano in realtà spiega semplicemente una certa diffidenza per la razionalità scientifica, che probabilmente andrebbe letta anche in connessione a una predilezione tutta italiana per le umane vite. Ma non affronta, a mio modo di vedere, quello che è il vero problema teoretico, vale a dire la consapevolezza postmoderna, uso qui l'espressione in termini meramente temporali, dei limiti della ragione rispetto alla realtà dell'esistente. Problema teorico, filosofico, che sarebbe stato messo in luce dai cosiddetti autori del pensiero negativo, Schopenhauer, Nietzsche, Wittgenstein, Heidegger, ma che a ben vedere era già al centro, filosoficamente parlando, della critica rivolta da Schelling, vero arcano della crisi, a Hegel nelle sue lezioni di Monaco, circa la pensabilità dell'esistente, e in quella scissione della filosofia di Schelling in negativa o razionale, ossia capace di dedurre logicamente il poter essere, ma non certamente l'esistenza dell'essere in quanto tale, e positiva o storica, che pensava per l'appunto l'essere nel suo divenire, a partire però dall'infondatezza razionale della sua esistenza. Una scissione che, a mio modo di vedere, costituisce il primo evidente cedimento del progetto filosofico della modernità, che aveva trovato proprio nel sistema di Hegel la rappresentazione più imponente. Con una semplificazione certamente audace, ma a mio modo di vedere efficace, si può sostenere che anche nel caso della ricezione italiana del pensiero di Nietzsche assistiamo, proprio per le dinamiche interne a quel pensiero, a una curiosa alternativa tra una lettura, per così dire, hegeliana o hegelo-marxista, legata a una ricezione storicistica che si accompagna a una conseguenza lettura del nichilismo come evento storico da includere in una nuova e più funzionale e capace sintesi,
È un approccio, per così dire, scellinghiano, potremmo anche dire tragico, resistente a qualsivoglia sintesi storicistica, intento a insistere sulla drammaticità e contraddittorietà del passaggio dall'origine al suo sviluppo razionale. E precisamente in questa frattura io ritengo che troviamo impegnata la riflessione filosofica di Colli, sebbene sia opportuno ricordare sul piano filologico come la posizione di Colli rispetto agli idealisti ricalchi sostanzialmente il giudizio generalizzato di Nietzsche, non ravvisando quella differenza che io ho messo adesso in luce tra Hegel e Schelling. Leggere la morte di Dio in termini tragici significa riconoscere in quel baratro un divenire sorgivo e permanente, che può essere descritto come physis, velato dalle strutture dell'essere rappresentato dal Dio della metafisica. D'altra parte, la grecità di Nietzsche affonda probabilmente le sue radici proprio nella riscoperta di questa physis originale e nel tentativo di riportare le false e pur necessarie manifestazioni, espressioni dell'essere, a questo libero e pieno divenire della physis. Il superamento a cui Nietzsche allude e che Colli sembra voler continuare è la continua tensione, mai realizzabile, alla physis originaria permanente che accompagna come una sostanza continuamente rimossa, sostanza tra virgolette, ogni forma a cui l'essere si consegna nel suo storico divenire fenomeno. Nietzsche descrive questa sostanza impossibile, impossibile perché non può essere, non può assumere il carattere del fondamento, appunto il carattere della substanza, quale carattere complessivo del mondo, come caos des als, caos del tutto. In questo non vi è, io credo, alcuna fuga verso l'altro, ossia alcuno scivolamento verso il tanto temuto irrazionalismo, ma è piuttosto la tensione ad un'archea, ad un'appartenenza originaria storicamente perduta nelle strutture, nelle trame dell'essere. A questa tensione presente nel pensiero di Nietzsche, riassunta in particolare nella dottrina dell'eterno ritorno dell'uguale, ma soprattutto nell'aspirazione infinita Liebermensch, quale sigillo in cui si realizzerebbe sempre ipoteticamente il ritorno alla physis, si è tentato talvolta di dare risposte con gli strumenti della razza, dando luogo evidentemente alle più grandi contraddizioni. Il pensiero di Nietzsche è evidentemente aporetico nella sua pars construens, ma ciò, secondo Colli, è dovuto non ad un abbandono alla razionalità, quanto piuttosto alla necessità insita nella razionalità stessa di ragionare di un'origine, di un'appartenenza, che non possono trovare traduzione nel linguaggio della razza, che intende proporre sintesi generali ed esaustive. Colli sottolinea chiaramente come tale problematica si riverberi nello stile con cui Nietzsche scrive lo Zarathustra, una ricerca espressiva che viene letta come il tentativo non portato a termine di alludere all'impronunciabile. Le tesi di Colli intorno al cambio di registro espressivo che si compie in Nietzsche nel passaggio dalla pars destrans alla pars postrans del suo pensiero, e in particolare tra la Gaia Scienza e Così parlo Zarathustra, è da leggersi in stretta continuità con l'autonoma riflessione filosofica di Colli intorno all'origine del logos greco e più in generale intorno alle possibilità dell'episteme che il filosofo torinese organizzò nel saggio, più volte richiamato, del 69, Filosofia dell'espressione. Le tesi di quel libro, riprese, e poi anche i frammenti della ragione errabonda, ma soprattutto per quanto attiene all'opera nietzschiana nel dopo Nietzsche del 74, insistono sulla impossibile pur necessaria relazione che intercorre tra l'immediatezza originaria e la sua espressione. Tale relazione si articola, secondo Colli, tanto nel passaggio dal contatto con l'immediatezza dell'origine alla necessaria espressione, che di quell'immediatezza è sempre solo rievocazione, quanto nelle serie espressive che si avvicendano nel tentativo, sempre votato allo scatto, di recuperare e riattingere l'origine perduta da cui provengo. Posso arrivare a 45? Nella posizione apicale assegnata da Colli a Nietzsche all'interno della filosofia occidentale, il filosofo tedesco nella sua tensione costruttiva non farebbe che mettere in luce, soprattutto attraverso le forme espressive utilizzate nello Zarathustra, la contraddittorietà essenziale e necessaria che sta all'origine del pensiero e della sua espressione. In Nietzsche lo stile è di fatto rivelatore di un tentativo estremo di comunicare ciò che si presenta come impronunciabile. In generale, la filosofia e la poesia consistono nel tentativo di rievocare, collegare immagini, sentimenti e concetti preesistenti e comunque caratterizzati da una essenziale comunicabilità. Ma qualora ciò che si vuole comunicare ecceda la forma dell'espressione, ossia quando tale comunicazione intende applicarsi all'immediatezza della vita, allora secondo Colli assistiamo al generarsi di forme espressive analoghe a quelle che si rinvengono nel Così parlo Zarathustra.
E lo stesso Nietzsche, del resto, a descrivere questa esperienza e questa espressione di diversi anni prima, nella nascita della tragedia, quando parla del coro come, come del simbolo della massa di seguaci di Dioniso, la cui ebbrezza oblitera il principio di individuazione in uno stato di immediatezza extra rappresentativa. Così come l'ebbrezza dionisiaca della fusione con l'originaria essenza trova traduzione ed espressione nel coro della tragedia greca classica, le espressioni nascenti che caratterizzano lo Zarathustra e che vivono dell'originaria tensione con l'immediatezza della vita sono in fondo presenti in tutti noi, donde la definizione dello Zarathustra come un libro per tutti. Tuttavia, di norma, tali espressioni che riecheggiano il nostro immediato contatto con la crisis originaria vengono dimenticate, obliterate, poiché si perdono nel flusso di espressioni derivate ed astratte che su quelle si innestano. Ma lo Zarathustra è anche e soprattutto un libro per nessuno, poiché ciò che sta sul fondo abissale, nascosto, inaccessibile, impedisce la chiarezza della comunicazione. Il distacco sdegnoso da cui sorge quell'espressione si perpetua in un'ambiguità che solo esteriormente si può ricondurre ad un rapporto simbolico, ad un salto espressivo tra significante e significato, distorcendosi tuttavia in un'impossibile traduzione metaforica. Quel distacco necessario, la ricreazione del contatto con l'immediato, è senz'altro l'esperienza della solitudine, ma è anche l'abisso dionisiaco inteso come dolore del mondo, che nella pars construens del pensiero di Nietzsche, per così dire, si scarica simbolicamente nell'aspirazione all'Übermensch. Nella scelta ineludibile della solitudine e nell'assunzione tragica delle sofferenze del mondo, si cela qualcosa che Nietzsche ama nascondere, ossia un'avversione per la vita, un tratto pessimistico che però il filosofo intende recuperare e vincere appunto nella sua attenzione all'Übermensch. Se tale aspirazione si rende possibile non come ulteriore maschera dell'individuo, ossia come rappresentazione che rimanda ad altre rappresentazioni, bensì come recupero di una physis originaria obbligata e rimossa, è perché le radici di quella idea affondano direttamente nell'immediatezza, che si intravede nuovamente nel baratro riaperto della morte di Dio. La follia di quell'uomo che nella Gaia Scienza annuncia al mercato che Dio è morto segnala che tale messaggio eccede i vincoli della razionalità e richiede un altro tipo di comunicazione perché possa essere accolto. La morte di Dio determina evidentemente anche la morte della razionalità su cui poggia. In quanto in esso vi si annuncia l'esorbitante, tale messaggio può trovare espressione esclusivamente in formule extra rappresentative, come quelle dello Zarathustra, dove la comunicazione si traduce per lo più in un enigma da risolvere, in stretta affinità alle espressioni primitive più vicine all'immediatezza, all'origine del logos. Dio, la morale e la verità, altro non sono che rappresentazioni che rimandano ad altre rappresentazioni. La morte di Dio non è la semplice negazione di Dio, essa segna piuttosto la rottura di quel sostegno metafisico che assicurava l'individualità, o meglio la determinazione della physis originaria nelle forme della sostanza, obnubilando e cancellando il contatto con l'immediatezza. La malinconia che pervade le pagine dello Zarathustra indicherebbe proprio questa mancanza di contatto con la physis originaria, che è connaturata all'espressione stessa. L'unico grunt possibile è ora abgrund, vale a dire l'impossibile rapporto con l'immediato, e adesso si accompagna una tensione tragica insieme a malinconia. In Dopo Nietzsche, pubblicato nel 1974, Colli si prefigge sostanzialmente di sviluppare sulla falsariga delle tesi di filosofia dell'espressione molte delle questioni che Nietzsche aveva sollevato e a cui spesso aveva risposto solo per enigmi, inclusa la questione legata al significato stesso dell'enigma, che per Colli risulta essere decisiva per avvicinarsi al pensiero originale del filosofo tedesco. Ciò lo porta da un lato a recuperare i temi greci di Nietzsche, della sapienza misterica e nesso tra dialettica e violenza, alle origini e alle peripezie del logos, dall'altro ad analizzare le conquiste, così come le sconfitte del suo pensiero. Colli sostiene che meglio di chiunque altro Nietzsche avrebbe schernito le illusioni e le presunzioni della filosofia sistematica, senza però spingersi al di là di un recupero della sua fase emozionale. La rottura stilistica che attraversa l'opera di Nietzsche è dovuta ad un'enorme conquista sul piano conoscitivo. Cito da Colli: ogni tradizione, compresa la scrittura sistematica, viene rinnegata perché l'oggetto della comunicazione è inaudito. Fine della citazione. Ma per comprendere tale frattura e alludere a quell'inaudito occorre, secondo Colli, ricostruire la genesi della ragione. Essa nasce, l'abbiamo visto, come discorso comune che traduce in parole vincolanti un'esperienza interiore. In un secondo momento il pubblico si allarga alla forma del discorso retorico, dove a manifestare l'ignoto non è più l'individuo. Un passo oltre e il discorso trova quindi una forma scritta, perdendo il pathos che l'animava. Ed è qui che questa scrittura nasce con il nome di filosofia.
Nel corso della sua opera di smascheramento, Nietzsche avrebbe evidenziato come il discorso abbia così perduto il suo contatto con l'esperienza nascosta, rimanendo puntellato per l'unico simulacro, per giunta menzognero, che gli rimane, vale a dire lo spirito sistematico della filosofia. Per Colli, Nietzsche ha condannato con troppa fretta ogni metafisica e la dialettica in generale, senza presagire che la loro origine sta in una sfera che sovrasta ogni retorica e che da un punto di vista retorico non può essere demolita. Certamente, attraverso la scrittura aforistica, Nietzsche rompe con gli schemi dialettici per recuperare l'inesprimibile, ma nella sua critica alla dialettica egli avrebbe tralasciato di analizzare l'origine stessa della ragione, respingendosi in fatto tentativo nichilistico come un peccato di ascetismo. È convinzione di Colli che la ragione greca derivi dall'estasi misterica come il tentativo di risolvere l'enigma. Il problema da cui deriva la ragione è in origine la semplice formulazione di un enigma che Dio pone all'uomo, sicuro delle vittorie nella contesa. Successivamente l'enigma prende le forme della domanda dialettica, conservandone tuttavia le prerogative. Il problema è risolto con una tesi, un'interpretazione accolta sempre come provvisoria. L'interrogante, che rappresenta la parte del Dio, guidando la discussione, non fa che ritardare la sua vittoria. La dialettica è un rito nel quale il rispondente è sempre destinato a soccombere. In quest'ottica la ragione assume una tendenza plastica che mira a inchiodare la realtà, a fissarne i concetti nelle rappresentazioni che di volta in volta assume come vere. E la filosofia ha il compito di andare oltre l'individuazione fondata dalla ragione, con un balzo al di là dell'essere così determinato, in quell'abisso rappresentato dall'estasi. È qui che assistiamo alla necessaria contraddittorietà descritta da Colli in Filosofia dell'Espressione tra l'immediatezza dell'origine e la sua espressione, nonché tra la determinazione di cui si avvale la rappresentazione e l'allusione di cui si nutre l'espressione, che si sviluppa in un susseguirsi di serie espressive che, pur aspirandovi, non giungono mai a possedere la loro origine. Come detto, secondo Colli, il recupero dell'origine della razionalità è da ricercarsi nella formulazione dell'enigma, che tenta di risolvere il fondo nascosto che interroga. L'enigma è un attacco che genera una gara. La penetrazione dell'intelletto sembra il valore supremo che uomini, quali sono i greci, che misurano tutto in termini agonistici. Ma l'enigma è un gioco in cui si annida la violenza. Il contrasto tra la futilità del contenuto dell'enigma e la tragicità dell'esito allude l'aspetto ludico dell'enigma stesso. La formula fatale è un gioco proposto da un Dio che sa di luce. La forza divina che propone l'enigma è malvagio perché vuole impedire la decifrazione del profondo. Colli ritiene che lo stile di Nietzsche sia da ricondurre all'origine dell'enigma. Spesso i suoi aforismi hanno il carattere della sfida lanciata al lettore. La stessa scelta di Zarathustra, un orientale che si scaglia contro il pessimismo che enuncia la grande dottrina dell'Occidente, l'affermazione della vita, è una provocazione all'interpretazione, punta alla soluzione dell'enigma. La riforma espressiva di Nietzsche è un accenno in direzione esoterica ad una comunicazione che superi e recuperi il rapporto con l'immediato. Egli si serve della scrittura, ma in fondo mira a farne a meno. Ma Colli evidenzia in Nietzsche un problema insuperato. Se si estende il discorso dal pensiero alla vita, se si assume in blocco, dice Colli, tutto ciò che da Nietzsche parla a noi, e se ora, dopo Nietzsche, giudichiamo Nietzsche sotto il profilo dell'espressione scritta, si presenta a noi una domanda cruciale di fronte al suo insegnamento sulla vita, alla sua lode alla vita. Che senso ha, dice Colli, additare l'affermazione dionisiaca, la follia, il gioco, contro ogni frustrazione e mummificazione, ogni finalismo languente e spossato, e intanto consumare la vita nello scrivere, cioè nella commedia, nel travestimento, nella maschera, nella non vita. Fine della citazione. Questa contraddittorietà presente in Nietzsche all'apice della sua riflessione non fa che ripetere la contraddittorietà essenziale ed esistenziale che caratterizza l'impossibile rapporto tra immediatezza e espressione e, in fondo, tra sapienza e filosofia. È in questo problematico rapporto che si gioca per Colli anche l'eventuale destino della filosofia stessa, tema su cui concludo il mio intervento. Nella nascita della filosofia, Giorgio Colli si delinea una netta distinzione tra la sapienza ormai inattingibile e comunque incomunicabile e la filosofia, che in quanto amore per la sapienza, più che volgere lo sguardo a qualcosa di mai raggiunto e da realizzare, deve semmai tendere a recuperare quello che già era stato realizzato e vissuto. Se, accogliendo la distinzione proposta da Colli, la filosofia si trova già da sempre nella difficoltà di attingere alla sapienza obbligata, da cui pure proviene,
Viene spontaneo domandarsi quale risorsa potrà mai serbare in sé questa creatura troppo composita e mediata. Le conclusioni dello scritto di Colli sembrano non lasciare alternativa a una prospettiva pessimistica rispetto al destino e alla funzione della filosofia. L'abbiamo visto ieri pomeriggio, anche discutendone dopo gli interventi. La filosofia sta in più in basso della sapienza, come virgulto presto intristito, sono parole di Colli. Scaturito da quel tronco originario necessariamente più vitale della filosofia stessa che è per l'appunto la sapienza. Sapiente, dice Colli, è chi getta nell'oscurità luce, chi scioglie i nodi, chi manifesta l'ignoto, chi precisa l'incerto. Ma la sapienza in sé, in quanto contatto con l'interiorità, rimane al di là della soglia del comunicabile e l'enigma da sciogliere, lanciato come sfida all'uomo, che al di là di quella soglia vorrebbe affacciarsi, può semmai semplicemente alludere. Eppure, l'indagine proposta da Colli sulla nascita della filosofia, quale espressione e manifestazione ultima della sapienza originaria, che si compone inevitabilmente di un'analisi di carattere filologico, rimane esplicitamente opera della filosofia stessa, dal momento che l'interpretazione dei dati ricavati e ipotizzati sul piano della ricerca storica e filologica, dice Colli, non può evitare di essere filosofica. Ciò significa che il metodo genealogico-filologico applicato al problema che guida il piccolo libro di Colli, ma in realtà il suo percorso teoretico, costituisce la stessa pratica filosofica, nel momento in cui la filosofia realizza la sua distanza dalla sapienza, maturata nel passaggio alla scrittura e alla fusione con la retorica, e al suo passaggio dalla teoresi pura alla trattazione di problemi morali e politici. La ricostruzione suggerita da Colli della nascita della filosofia e dello sviluppo che l'accompagna sulla sua forma sistematica mi pare in fondo rivolta a riorientare, per quanto è possibile, la tensione che dovrebbe animare la filosofia stessa. In ciò starebbe, a mio modo di vedere, la via di uscita a una diagnosi fortemente pessimistica intorno alle sorti del pensiero filosofico. Intesa quale amore per la sapienza, la filosofia deve ritrovare la direzione di quell'amore che la connota. In questo senso si può dire che la filosofia può e per certi versi deve, se non vuole perdersi nella strettezza delle sue prove, recuperare un ruolo di guida della cultura, come esplicitamente definiva Colli, ovvero deve tornare a essere orientamento, laddove l'oriente anche etimologicamente però la sapienza stessa. È vero che la filosofia e la ragione che la caratterizza hanno in sé un carattere distruttivo, votato al progressivo allontanamento delle espressioni nascenti della filosofia. Ma è altrettanto vero che la filosofia, in quanto esito ed espressione epifenomenica della sapienza, è capace di dirigere l'indagine sulla sua nascita e potenzialmente di riorientare la tensione che l'anima nella direzione della sapienza. E quanto del resto accade nella pars construens della filosofia di Nietzsche, in cui assistiamo per un verso alla rinuncia o fallimento a realizzare una proposta teorica in forma di sistema con il progetto della volontà di potenza e per l'altro, con lo Zarathustra, alla riproposizione dell'enigma da sciogliere, quale espediente per superare le reti dialettiche della filosofia stessa. Così parlo Zarathustra, è difatti un poema filosofico solo a condizione di intendere la filosofia quale mezzo per giungere alla sapienza. Vale a dire quale tensione la sapienza, che di quel mezzo che essa stessa è, deve infine saper fare a meno. Le tesi cruciali della nascita della filosofia di Colli vanno del resto afferrate nella loro forza teoretica, nella loro connessione al pensiero di Nietzsche e alla sua continuazione, che Colli auspicava quale autentica comprensione del suo pensiero. Nell'impianto stesso della discussione greca, nel carattere agonale che segue la sfida dell'enigma lanciato dagli dei agli uomini e che precede il passaggio alla dialettica, c'è un intento distruttivo, che con Zenone arriva a quel grado di astrazione e di universalità che lo trasforma in nichilismo teoretico e congorgia alla fine definitiva dell'età di sapienza, laddove si chiarisce l'impossibilità della comunicazione dell'interiorità. Ricostruire la genesi della filosofia e della ragione che l'accompagna può significare abbandonare la filosofia alla mistica. E questo è forse il rischio paventato e aggirato da Nietzsche. Ma può forse significare, ed è questo io credo volesse suggerire Colli, salvando la filosofia da una critica senza via d'uscita, la possibilità di riorientare la filosofia alla sapienza, pur con tutti i limiti che il discorso filosofico continua inevitabilmente a portare con sé. Il che significa innanzitutto una ritrovata unione alla vita nella sua pienezza e nel suo contatto con l'immediatezza. Questo possibile riorientamento è la sola via di uscita che la filosofia possa percorrere per uscire dalla crisi della ragione. Ed è, a
a mio modo di vedere, probabilmente il contributo più significativo e sfidante portato da Colli al dibattito filosofico italiano e non solo. Grazie. Ringrazio il professor Codiero per la sua bellissima relazione e anche per essere rientrato perfettamente nei tempi. Adesso procedo con presentare la seconda relazione di oggi, che sarà tenuta da Ludovica Boi, la quale è assegnista di ricerca presso l'Università di Verona, con un progetto su salute e malattia in Nice. Nel 2020 è stata borsista di ricerca presso l'Istituto Italiano degli Studi Filosofici, con un progetto sull'influsso di alcune forme di misticismo filosofico nella metafisica giovanile di Giorgio Colli. Ha studiato presso Sapienza Università di Roma, dove nel 2018 ha conseguito la laurea magistrale in filosofia teoretica con una tesi sul concetto di dionisiaco in Colli. I suoi interessi concernono la filosofia contemporanea, in particolare la fisica della ragione, l'interpretazione della sapienza greca e la ricezione della filosofia nicciana in ambito italiano. Ha ottenuto una borsa di studio DEADE, diverse borse di formazione presso l'istituto, e inoltre questo istituto, e inoltre membro del Centro Studi Giorgio Colli, autrice di alcuni saggi, articoli su riviste e volumi collettanei e della monografia Il mistero dionisiaco di Giorgio Colli, linee per una interpretazione, è pubblicata da Stamme nel 2020. Il titolo del suo intervento è Alle radici della vissutezza, Colli e bene. E le cedo la parola. Grazie Giulio, grazie a tutti voi. Ok, sì, va bene. Grazie Giulio, grazie a tutti voi, ringrazio molto anche il professor Piero per la sua relazione, la relazione che mi ha preceduto, che personalmente mi ha dato molto materiale su cui riflettere. Il mio intervento si propone di interrogare una delle fonti del pensiero di Giorgio Colli, ancora rimasta in ombra o almeno non sufficientemente considerata negli studi critici sul filosofo. Si tratta di Jacopo Bruno, teosofo sassone e esponente della cosiddetta eteodossia luterana, che è vissuto tra il 1575 e il 1624. Perché ritengo che questo confronto sia importante? Perché ci permette di approfondire la genesi e la portata di alcuni temi fondamentali dell'intera produzione filosofica di Giorgio Colli. Primo fra tutti, la centralità e l'importanza di ciò che nel titolo del nostro seminario abbiamo chiamato il vissuto. Quell'esperienza che sta alla base del pensiero filosofico, che lo nutre, tanto che Colli ci suggerisce che soltanto un pensiero che sia realmente memore di una simile esperienza possa essere considerato propriamente mentale. Vedremo meglio in seguito di che cosa si tratta e come si possa caratterizzare più precisamente ciò che per ora definisco il vissuto. A ogni modo, Jacopo Bruno è importante perché ha cercato appunto di esprimere il vissuto, mettendo in campo una vera e propria lotta espressiva, una lotta che si compone da una parte dell'urgenza di significare l'esperienza provata e dall'altra parte di una resistenza propria del vissuto stesso che non può mai venire esaurientemente significata nel linguaggio. Per questioni di chiarezza e di brevità, mi limiterò a ricognizione delle prime occasioni di incontro da parte di Colli con la teosofia bruniana, focalizzandomi su una particolare fase del suo pensiero, quella giovanile, e quindi riferendomi a testi scritti tra gli ultimi anni 30 e i primi anni 40. Il mio intervento sarà strutturato quindi in questo modo, nel seguente modo.
Dopo una breve introduzione di carattere storico-filologico, approfondirò tre punti, potremmo dire tematici, sul rapporto tra Colli e Bume. Il primo sulla relazione tra vissutezza o visione ed espressione. Il secondo sulla analogia tra la metafisica quotidiana e la metafisica quotidiana, la metafisica quotidiana intendo quella giovanile, sicuramente. E il terzo sulla particolare concezione del rapporto tra materia e spirito. Sappiamo che Colli legge l'Aurora alla fine degli anni 30, in versione francese, dal momento che il testo tedesco era pressoché introvabile, e una traduzione italiana, anche parziale, continuerà a mancare ancora per qualche decennio. Dallo studio delle carte di Colli, che sono conservate a Milano presso la Fondazione Mondadori, appunto nell'archivio Giorgio Colli, sappiamo per inciso che lo stesso filosofo torinese, all'inizio degli anni 70, proporrà a Luciano Foà della Delphi una traduzione integrale dell'Aurora da inserire nell'enciclopedia dell'antichità classica. Progetto poi naufragato, ma che comunque testimonia la centralità e l'importanza del teosofo lungo tutto l'itinerario di pensiero quotidiano. Nel 1924, d'altra parte, era uscita una prima antologia italiana in lingua italiana, a cura di Antonio Banfi, e tra la fine degli anni 20 e gli anni 30, anche Emilia Nobile pubblica i suoi studi, che sono un paio di edizioni, un'altra di critica sul pensiero di Goethe. Quindi possiamo dire che nel periodo in cui Colli legge l'Aurora, è in realtà in Italia un iniziale interesse verso la filosofia del Tintonicus. Tuttavia, nelle carte di Colli appaiono riferimenti espliciti al lavoro di Bach o di Emilia Nobile, ma sono altri due studiosi a guidarlo alla scoperta del pensiero quotidiano. Si tratta di Paul Deussen, un orientalista amico di Nietzsche, che pubblicò un'opera sulla vita e sul pensiero di Böhme nel 1897. Il titolo è Jakob Böhme und seine Leben und seine Philosophie. E soprattutto Karl Liouville, che nel 1906 pubblica un'opera sulla origine della cosiddetta filosofia della natura dallo spirito della mistica, della Ursprung der Naturphilosophie aus dem Geist der Mystik. Questo testo di Liouville, che fu allievo di Taille, fu professore di filosofia basilea nel 1897, è una fonte davvero privilegiata per studiare l'impianto metafisico giovanile di Giorgio Colli. E più nel dettaglio, in quest'opera è presentato un accostamento tra la filosofia bohmiana e il pensiero presocratico. In base a che cosa azzardare un simile paragone che potrebbe tradire una sorta di esigenza storiografica in quanto avvicina un pensatore cristiano del XVII secolo alla visione pagana del cosmo nella Grecia arcaica, in base al particolare intreccio tra pensiero e vita. Tanti presocratici quanto Böhme, cioè, non ci consegnano un pensiero inaridito, logorato, chiuso in sistemi nella stazione di trattati, ma un pensiero che è considerato ancora soggettivo, vitale. Quindi, a sorreggere l'interpretazione di Joel prima e in seguito quella di Colli, è una particolare conclusione e interpretazione del misticismo filosofico. Cerchiamo allora di capire cosa voglia dire per Colli, che Böhme, così come i presocratici, è un filosofo mistico e soprattutto in quale particolare Böhme faccia la base per la teoria quotidiana della limitatezza del mondo fenomenico. Per tentare di rispondere a queste domande, vengo allora al primo punto di quelli che ho chiamato tematici, su cui vorrei soffermarmi. E questo riguarda l'esperienza a cui facevo riferimento in apertura, che abbiamo chiamato appunto il vissuto. Tanto Böhme quanto i sapienti sono coloro che hanno vissuto un attimo in mezzo, potremmo dire, un'esperienza extra rappresentativa, per indicare la quale poi
introduce il neologismo di vissutezza. La vissutezza indica appunto un'esperienza di distinzione tra l'anima individuale e il mondo, in cui l'individuo scopre per un attimo il proprio essere tutt'uno con il mondo e con il Dio. È impossibile significare completamente tale esperienza, portarla a un orizzonte rappresentativo, dal momento che questo orizzonte estingue l'istinzione mistica di anima, mondo e Dio, tramite l'istituzione della ripartizione tra soggetto e oggetto. E perché in questo caso il riferimento a Bombe ci aiuta a chiarire un tratto della metafisica freudiana? Perché, come accennavo in apertura, Bombe tratta estesamente della lotta tra funzione ed espressione. Prendiamo come esempio una lettera in cui il teosofo parla della gestazione della gloria, cioè l'opera principale, e riflette sulle modalità espressive della propria esperienza oltre rappresentativa, della visione, oppure per dirla con quali della vissutezza. E leggiamo il testo 1 del mio layout. C'era una tensione violenta in me prima che io potessi portarla all'esterno, finché mi assalì come uno scroscio d'acqua. Quello che colpisce, colpisce. Così accadde anche a me. Quel che potevo cogliere per portarlo all'esterno lo misi per iscritto. Questo è un brano tratto da una lettera, appunto, a Caspar Lindner, scritta nel 1621 e inserita nelle epistole teosofiche. E mi pare un argomento interessante per vari motivi. Innanzitutto notiamo che Bombe avverte gli anni di gestazione dell'aurora come degli anni tormentati, la cui fine è segnata dal rumore di uno scroscio d'acqua che induce a scrivere, quindi qualcosa che supera la sua volontà cosciente. A essere posto al centro dell'opera è la vissutezza, potremmo dire, del teosofo, il suo aver avvertito in sé la congiunzione io-cosmo, ed è esattamente ciò che è difficile comunicare, ciò che è difficile portare all'esterno, perché vi è una limitazione originaria e invalicabile. Limitazione che riguarda ciò che Bombe stesso ha effettivamente potuto cogliere della propria esperienza. E questo appare emerge a chiare lettere nel testo. Basta rileggere la parte di testo che recita: quello che potevo cogliere per portarlo all'esterno, lo mi si è scritto. Mai l'espressione restituisce la totalità della vissutezza, perché quest'ultima è appunto sempre ulteriore, mai direttamente comunicabile, mai direttamente comprensibile e definibile. L'autore tedesco mette in rilievo quindi come l'individuo finito sia strutturalmente incapace di cogliere la totalità dell'esperienza mistica, lasciandone inevitabilmente inespressi residui o sfumature. Quindi potremmo dire che il teosofo vive in una drammatica tensione tra l'urgenza di dire, di comunicare la propria esperienza e l'impossibilità di esprimersi del tutto in maniera compiuta, in maniera esaustiva. Questa tensione, l'elemento di violenza a cui la vissutezza e la lotta espressiva sono legate, lo ritroviamo in Colli, in un testo giovanile, Colline e Benisiaco. Confrontiamo ad esempio il testo 2 del mio schema. E le vissutezze fondamentali riempiono e comprimono l'anima dei filosofi sovrumani come se volessero schiantarla. Vogliono per natura esprimersi, trovare realizzazione, ritornare a fuoco dalla grande solitudine che sono state vissute e parlare loro con simboli visivi e auditivi. Questo periodo in cui tutto ciò che è compresso urge verso la creazione è il più intenso, appassionato e terribile della loro esistenza. Quindi la vissutezza che sin qui abbiamo delineato passando attraverso un confronto con Jacob Bombe, agendo una specie di resistenza all'espressione stessa, sorprendersi alla presa, origina uno scarto tra sé e il simbolo che la raffigura. Emerge infatti l'esigenza di un'espressione simbolica, dal momento che l'esperienza non è comunicabile direttamente. Ricordiamo che
naturali al centro delle filosofie presocratiche, sono considerati da Colli come simboli dell'esperienza interiore e ciò rientra nella sua interpretazione mistica dei presocratici. Similmente in Dome troviamo una serie di simboli, uno tra tutti il fuoco, a figurare il contatto con Dio, fuoco che è mortifero e vitale allo stesso tempo, in quanto brucia e distrugge, ma simultaneamente riscalda e illumina. Vengo allora al secondo punto della mia relazione. Possiamo dire che la limitatezza della rappresentazione, la possibilità di intuire un extra rappresentativo non significabile, ci conducono a discutere della prospettiva metafisica che il giovane Colli ha sviluppato confrontandosi anche con il pensiero di Dome. È probabilmente riguardo alla concezione della sua cosa in sé che Colli mostra il più evidente debito teorico nei confronti di Jacob Dome. Cosa in sé o interiorità, figurata come fondamento allo stesso tempo uno e molteplice del mondo, non conoscibile ma intuibile vagamente nel sentimento grazie alla vissutezza. Per comprendere la relazione metafisica bumiana possiamo rifarci alla concezione del movimento di autorivelazione Selbstoffenbarung, che espone il complesso rapporto tra l'unità duale del cosmo e la struttura del settenario, che è un rapporto ricorrente. Il protagonista di tale movimento di Selbstoffenbarung è il cosiddetto Unikind. Una nozione difficile da afferrare, probabilmente la più complessa nel pensiero bruniano. Possiamo dire che è indeterminato, cioè che non ha grunti, che non ha fondamenti, che non ha terreno. Dome ce lo presenta però come non inattivo, cioè si può immaginare come un nulla volente, un volere senza fondamento che aspira a qualcosa, aspira a essere. Viene definito allo stesso tempo come pure e come assoluto. Il nulla che non si può in alcun modo definire, che è il divino in quanto tale, aspira appunto a divenire qualcosa, potrebbe verificarsi. Il movimento di autorivelazione prende le mosse allora dal desiderio, dove parla di vedere, che si annida nel cuore del volume. Questo movimento di autorivelazione comprende 7 determinazioni. Non dobbiamo però immaginarlo come un dispiegamento nella storia, come un movimento temporale, perché le figure o forme o determinazioni si collocano tutte in eterno presente. Vengono concepite senza che l'una sia indicata come realmente precedente all'altra, tutte sono ugualmente eterne e prive di inizio. Inoltre, ciascuna di esse è determinata da un simbolo, nella maggior parte dei casi un elemento alchemico. Ad esempio, tra le 7 forme troviamo sale, mercurio, zolfo, fiamma. Essi però non vengono caratterizzati come semplici elementi naturali o materiali, nel senso che siamo soliti attribuire alla parola natura, emergono piuttosto anche come delle determinazioni psichiche. Ad esempio, il sale, elemento in cui è riconosciuta una forza stringente e pietrificante, significa la volontà di autoconoscenza. La forza mercuriale di direzione opposta, cioè non centripeta ma centrifuga, esemplifica invece la libertà divina che appunto impieta come il mercurio. Se la compattezza salina rappresenta l'aspirazione verso l'interno per poter porsi e conoscersi, la velocità mercuriale raffigura lo spirito libero che eccede la stessa autoconoscenza. Queste sono alcune delle forze fisico-psichiche della divinità che è anche cosmo, ovvero dell'input che si autorivela. C'è un altro elemento. Alcune gestalt significano l'odio divino, Gottesson, secondo il linguaggio di Dome, ad esempio la fiamma o lo zolfo, che è detto Angst, seme di contrasti e discordia. Altre figure significano invece l'amore divino, Gottes Liebe. Pensiamo ad esempio alla luce divina, pura al suo mia che pervade il cosmo in eterno.
Perché questo excursus? Perché occorre notare come le sette determinazioni si intreccino alla struttura duale di amore e odio. In Dio mantiene in sé luce e tenebra, il sì e il no, l'amore e l'odio, e mantiene tanto l'unità che la molteplicità in sé. E perché secondo me è importante il riferimento all'autorivelazione quotidiana? Cosa ci dice riguardo alla rivelazione quotidiana? Sono due i punti che mi sembrano fondamentali. Il primo, nel giovane Colli, l'essenza metafisica del mondo, intesa come interiorità, una cosa in sé, al di là di ogni definizione, anela all'espressione, così come il divino in sé, non aspira che alla creazione autorivelatrice. Per il giovane Colli, il mondo fenomenico origina dalla natura desiderante dell'interiorità, ovvero dal desiderio di violare la sua trascendenza. Tanto che se dovessimo chiederci quale sia propriamente la natura della cosa in sé, la risposta sarebbe lo sfociare in arco. Allora, entrambi gli elementi originari nei sistemi e nei filosofi sono caratterizzati come instabili, come dinamici, come desideranti. Leggiamo in Colli, sempre da Apollineo e Dionisiaco, il terzo testo. Esprimersi vuol dire cambiare stato, creare se stesso in modo da potersi guardare. Quindi non essere più cosa in sé. La natura della cosa in sé è cessare dall'essere tale. Il secondo motivo per cui Böhme mi sembra una chiave di lettura interessante per il giovane Colli è il seguente. L'Ava Selbstverwahrung ci mostra una possibile radice della concezione colliana per cui la cosa in sé è al contempo una e molteplice. Infatti, come abbiamo visto, nel movimento di autorivelazione, Böhme descrive l'essenza settenaria della natura divina che si mantiene al contempo unitaria. Tratta delle sette determinazioni dell'essenza divina che non fanno però perdere al Dio la propria unità fondamentale. Non solo unità del e nel duale, ma anche unità del e nel molteplice come settenario. Il Dio unico bruniano è al contempo se stesso e ciascuna delle sette gestalten. Rieteggia l'affinità con la concezione della cosa in sé elaborata da Colli. Ricordiamo infatti come essa non possa venire concepita come illimitatamente unica, ma piuttosto debba poter individuarsi, abbandonare gli astratti caratteri di unicità e di genericità. La sua essenza desiderante si produce, cioè, in una sorta di paradossale unità plurale che in sé è discontinua, instabile, mobile, come abbiamo appena visto leggendo l'ultima citazione del passo precedente. Da ciò deriva per Colli che le intuizioni della cosa in sé, appunto le vissutezze, siano molteplici e che nessuna di esse esaurisca la cosa in sé o la colga appieno, in quanto permane con eccedenza. Proprio a proposito di questo, leggiamo un altro breve estratto da Apollineo e Dionisiaco, che recita: l'essenza del mondo non è qualcosa di oggettivamente astratto e uguale a se stesso, perché allora non vi potrebbe essere che l'unica intuizione. L'intuizione essenziale esaurisce in sé il mondo, ma non vale a spiegarlo nella sua totalità. Vi può essere un'altra intuizione che lo esaurisca in un modo diverso, che lo interpreti, cioè, come un'altra individualità. Un'unica cosa in sé sarebbe stabilissima in sé, ma appunto per questo non spiegherebbe l'esistenza del mondo fenomenico. Una concretezza, un'individuazione viceversa insita nella cosa in sé, spiega invece il fenomeno come una ripercussione dell'instabilità della cosa in sé. Ed è proprio questa la radice della vissutezza, ovvero il superamento della rigida e netta distinzione tra universale e individuale. Si tratta di una cosa in sé concepita come individuale e universale allo stesso tempo, in base alla quale è giustificata l'esperienza intuitiva della vissutezza dalla quale siamo partiti.
A ben guardare questo aspetto della determinatezza inserita nella essenza del mondo era presente anche in Schopenhauer. La volontà è determinata, come sappiamo, come volontà di. Quindi perché dovremmo iniziare a considerare come la fonte importante di Colli il pensiero uniano? Cioè qual è il contributo proprio qui che in Schopenhauer Colli non poteva rilevare? A mio avviso, riferirci a Gome come fonte di Colli, oltre che ovviamente a Schopenhauer, ci aiuta a mettere in luce alcuni snodi fondamentali che nel filosofo di Danzica Colli non percepisce esposti con chiarezza. Ad esempio, l'esperienza della vissutezza viene come rimossa, e questo disconoscimento del misticismo agli occhi di Colli fa del filosofo di Danzica un inconseguente, cioè colui che non deriva dalla sua concezione della cosa in sé l'esperienza concreta del superamento della distinzione tra individuale e universale. Oltre a questo, una distinzione fondamentale mi pare anche quella relativa alle proposte pratiche dei due pensatori, cioè la differenza che intercorre tra la voluntas e la Gelassenheit. Colli valuta quello uniano come un ascetismo positivo, questo ce lo dice in Apollinio e Tiziaco. Un ascetismo positivo nel senso che è vicino al grande ascetismo greco, presocratico, dei sedienti. E per quale motivo? Possiamo forse dedurre che è questo il motivo, che è perché la Gelassenheit, a differenza della voluntas che è valutata negativamente da Colli, indica una reintegrazione nell'ordine cosmico. È una consumazione dell'illusione del due che porta al riconoscimento dell'unica essenza, Dio, anima umana. Al contrario, la voluntas è un sottrarsi alla vita, un sottrarsi al dolore, come se l'anima umana avesse modo e possibilità di distinguersi dal fondamento cosmico, negando la vita, negando il dolore. Una simile negazione non rientra nella proposta di Jacobone, perché la vera prospettiva è quella che ci fa riconoscere come una parte dell'uno tutto che si dispiega incessantemente in sonno e vive. La dottrina schopenhaueriana della voluntas, in base a questo punto di vista, sarebbe ancora prigioniera della logica duale, una logica illusoria che separa il duale universale, che istituisce una fittizia dicotomia tra io e il cosmo. Mi avvio a concludere, c'è infine un altro aspetto per cui Colli ritiene Gome un pensatore fondamentale. In lui troviamo cioè la concezione del rapporto tra materia e spirito propria del grande misticismo speculativo. In questo caso possiamo leggere da Anima e immortalità di Empedocle, che è un testo scritto nel 1939 e che è stato recentemente pubblicato in un volume che raccoglie vari scritti colliani su Empedocle a cura di Federica Montevecchi, uscito nel 2019. Leggiamo: ciò che rivela che Empedocle non è un materialista è l'aggettivo pericardion, che sta proprio al cuore. Egli non riduce semplicemente il pensiero a materia, ma dà una specificazione a questa materia che non è più scientifica, ma mistica. Il pensiero per gli uomini, il sangue che sta intorno al cuore. Empedocle evidentemente parla così perché quando intuisce la verità sente il suo petto pieno di un sentimento universale. Sente in modo particolare tumultuare in sé questo sangue intorno al cuore e pensa che appunto lì, nel suo cuore, si era chiusa la verità delle cose, la loro essenza ultima. È questo un pensiero comune del misticismo, così le Upanishad, Giordano Bruno, Gome e lo stesso Goethe ci dicono che la verità sta nel cuore, è il cuore stesso. Quindi, secondo Colli, Gome ci dice che la verità sta nel cuore, ossia la verità risiede nella coscienza intuitiva, nella vissutezza. Questo tratto del misticismo speculativo che vede nel sangue pericardico la sede del Noein supera la interposizione di spirito e materia, e in Gome ciò è lampante. Basta di evocare di nuovo brevemente la determinazione alchemica delle 7 determinazioni divine, cioè il fatto che le figure sono di volta in volta significate come sale, zolfo, mercurio, fiamma, eccetera.
Il cardine di questa lezione mistico-filosofica è il concetto di Geist, Leib. Cioè non è possibile alcun Geist che sia privo di Leib, cioè un puro spirito senza corpo sarebbe come il computer. Anzi, in se stesso non sussisterebbe affatto, si dice nella triplice vita dell'uomo, opera letta e citata più volte da Colli insieme all'Aurora. Per questa via il pensiero di Bohme si caratterizza come né materialista né spiritualista e sembra interessare a Colli proprio perché rifiuta la dicotomia tra corporeo e spirituale, tra realtà e idea. Forse allora si può cogliere in che senso sia possibile attraverso Jacob Bohme andare alla radice, come ho detto nel titolo dell'intervento, della vissutezza nel giovane Colli. Una radice che è chiaramente in primo luogo storico, ovvero la radice dell'influsso indiano nel giovane filosofo italiano, ma anche una radice, voglio dire, più profonda, quella che può giustificare filosoficamente la vissutezza, e che consiste da una parte nella concezione del cosmo come inscindibilità di materia e spirito, e dall'altra parte nella concezione dell'essenza desiderante della cosa in sé o in quanto una e duplice allo stesso tempo. Ho concluso e vi ringrazio per l'attenzione. Bene, grazie Ludovica per la tua relazione che ha toccato un punto fondamentale anche piuttosto trascurato nell'ambito degli studi colliani. Dunque, adesso è prevista una pausa di 15 minuti, quindi noi ci ritroviamo qui, su Zoom naturalmente, alle 11:45 puntuali. A dopo.
Rieccoci. Procedo subito a presentare la terza e ultima relazione di oggi, che sarà tenuta da Sebastian Schwieber, che si è laureato in scienze forestali presso l'Università degli Studi della Russia, dopodiché si è dedicato agli studi filosofici presso l'Università della Sapienza di Roma, dove nel 2017 ha conseguito il doppio titolo magistrale italo-tedesco. Nel corso degli studi ha approfondito il tema della sapienza greca, con particolare attenzione alla nascita della filosofia e ai suoi sviluppi, soprattutto nell'ambito del platonismo. Nel 2017 ha pubblicato per la casa di Duce Stamen un libro dal titolo Discordia Concurs, la perennis filosofia tra crisi del mondo moderno e rinascenza. Dal 2019 è dottorando presso l'Università di Roma Lunsa con un progetto di ricerca sul pensiero di Émile Zola. Il titolo della sua relazione è Contatto metafisico, Colli e Zola. Grazie Sebastian, ti cedo subito la parola. Grazie Giulio. Allora, l'intervento che voglio fare oggi cerca di trovare degli elementi di affinità, degli elementi di affinità e vicinanza intellettuale tra questi due pensatori, quindi Giorgio Colli naturalmente e Emile Zola. Questi due autori sembrano in qualche modo estremamente distanti tra loro, per diversi motivi, non ultima, diciamo, la sensibilità metodologica. Infatti, se prendiamo un passo di dopo Nietzsche, che è l'1.1, vediamo come il consiglio di Colli all'aspirante filosofo è quello di entrare nel profondo del pensiero di un autore, evitare la polimatia e, cito, stringere, spremere, sviscerare, tormentare, sminuzzare e poi rimettere insieme gli autori che si è scelti come propri maestri. D'altro canto, Émile Zola invece si caratterizza per una, diciamo, potremmo dire proprio per una polimatia, un desiderio di attingere alle più diversificate e apparentemente non avvicinabili conoscenze, spaziando in senso spaziale dall'Oriente all'Occidente e in senso temporale dall'antichità fino ai nostri giorni. E dall'antichità non solo classica, ma anche da una antichità, potremmo dire in qualche modo, metafisica, ovvero quell'antichità che ancora è presente in alcune popolazioni tradizionali o cosiddette primitive. Quindi sembrerebbe di avere due autori che in qualche modo non hanno nessun punto di contatto. Ora, da un lato invece vediamo che un elemento estrinseco di comunione è la totale disattenzione del panorama culturale italiano nei loro confronti. Entrambi che vivono, nascono a 10 anni di differenza circa, Émile Zola è leggermente più giovane, vivono tutto il periodo, diciamo, della cultura italiana, della prima parte, almeno per Colli, della seconda metà del Novecento. Zola morirà nel 2002, quindi arriverà fino alla fine del Novecento, nel quasi totale disinteresse, almeno dal punto di vista della prospettiva filosofica, della prospettiva di pensiero. Entrambi infatti sono più che altro conosciuti per le loro iniziative editoriali, per il tentativo di portare dal mondo estero, sia europeo che americano, nel caso di Zola e orientale, conoscenze che in qualche modo erano state fino a quel punto lasciate in disparte dalla cultura italiana. Ora, questo è solo un motivo estrinseco di comunione. Io credo ci sia un elemento più intrinseco di vicinanza che ci permette di fare un confronto, ed un confronto proficuo che consente di limare
in qualche modo riuscire a far dialogare i due autori per riuscire a far emergere degli aspetti che altrimenti ad una prima lettura, sia dell'uno che dell'altro, potrebbero rimanere sotto traccia. Ora, l'elemento che li accomuna, ed è un elemento intrinseco, è quello che potremmo definire dell'aspirazione filologica. E filologica nel senso da Colli, quindi come una presa di posizione filosofica e morale che cerca di trovare nella lacerazione della rappresentazione, nel dolore intrinseco della vita, qualcosa che stia a fondamento della vita stessa, che traspare, ma che non riesce mai a manifestarsi pienamente. E questo desiderio conoscitivo è un desiderio che, come abbiamo visto anche oggi con le relazioni precedenti, è un desiderio teoretico di conoscenza, ma non assolutamente eruditivo, ed è un desiderio, diciamo in termini un po' forse inappropriati, etico, cioè con l'idea a base della filosofia, il tentativo di conoscere, sia un tentativo di trasformare, di conoscere, di trasformare la propria vita. Oltre a questi elementi ci sono altri elementi di comunanza che sono non completamente intrinseci né completamente estrinseci, cioè abbiamo delle fonti comuni per entrambi gli autori. Da un lato, come abbiamo visto oggi, naturalmente il misticismo che deve essere inteso non come una forma di conoscenza oscura, una forma di conoscenza indistinta, qualcosa di nebuloso, sentimentalistico, ma che deve essere pensato come la forma di conoscenza più luminosa di cui la ragione in qualche modo è un riflesso, come la luna rispetto al sole. Quindi una luminosità dell'intuizione, della noesis, che si riverbera sulla ragione, che non perde la sua importanza, ma non diventa l'elemento essenziale e fondamentale della conoscenza umana. E questo è il primo punto, quindi naturalmente Plotino, poi abbiamo visto quelli degli autori presocratici, quelli antieconomistici, comunque. Dall'altro l'interesse per la filosofia rinascimentale. E che cosa c'è nella filosofia rinascimentale di interessante? C'è il desiderio di unificare le diverse rappresentazioni di tutto il mondo culturale allora conosciuto per cercare di mostrare cosa sta al fondo, quindi non cercare di trovare una forma estrinseca di sincretismo o di multiculturalismo che si fondi sulla superficie delle condizioni, delle dottrine, ma cercare in quelle dottrine che fanno parte dell'espressione della rappresentazione di un fondo comune che può portare all'unità la molteplicità culturale, storico-culturale e temporale. Bene, questo speriamo che non parlo di troppo. Questa era proprio un'introduzione molto, molto, molto breve. Adesso vorrei entrare nel vivo dell'argomento di questa. Questo contributo di oggi. Prima però dico due parole velocissime proprio su Emergione, in modo tale che chi non lo conoscesse, immagino se lo conosci, possa avere delle indicazioni. Emergione è stato un pensatore vissuto tra il 26 e il 1926 e il 2002, si è caratterizzato in prima istanza, in primo momento, per gli interessi, anche lui laureato in giurisprudenza, tra l'altro, per l'interesse della filosofia critica di matrice, diciamo, della scuola di Francoforte, a partire da una critica radicale della società di massa, ha trovato nella mistica occidentale una possibile alternativa per dare un orizzonte alternativo rispetto al soggetto massificato. Da questa confronto con la mistica è passato da un interesse per l'antropologia, l'etnologia, le filosofie orientali, soprattutto quelle indiane, e la filosofia, soprattutto il taoismo cinese, e quindi ha iniziato a cercare di intrecciare la cultura europea e italiana con queste altre forme. Questo giusto per dare una. Era professore di letteratura americana alla Sapienza di Roma, come professore.
Bene, entriamo nel merito, quindi secondo paragrafo. Perché il contatto metafisico, l'esperienza metafisica, gli associati? Allora, il contatto metafisico, abbiamo visto Colin. L'esperienza metafisica è un termine che viene preso da Elie Zolla, viene sviluppato da Elie Zolla a partire dagli anni 80. Allora, abbiamo che, leggiamo la prima citazione, 2.1, a designare l'immediatezza con un'intenzione soltanto allusiva può servire il termine contatto. Il suggerimento viene dalla generica prospettiva della conoscenza come relazione tra soggetto e oggetto. Contatto sarà qualcosa tra soggetto e oggetto non sostituito, e più precisamente ciò di cui un'espressione primitiva è espressa. Ormai questo l'abbiamo sviscerato per questi giorni, non c'è bisogno di un commento. Ciò che voglio commentare da questo passo è che tanto l'espressione quanto il contatto vengono prospettate da Collo nella filosofia dell'espressione come ipotesi, e io vorrei piuttosto accentuare il fatto che se dal punto di vista della ragione, da un punto di vista teoretico, si tratta di un'ipotesi non dimostrabile, a partire dal quale formare in qualche modo una filosofia appunto dell'espressione, da un punto di vista invece della vissutezza non si tratta semplicemente di un'ipotesi, ma si tratta di un vissuto in prima persona, si tratta di un'esperienza, e cercherò di affrontare questa. Inoltre, anche senza considerare l'aspetto esperienziale diretto, è possibile attraverso il canale della memoria, se non arrivare alla presa, perché è impossibile la presa, di questo vuoto rappresentativo che è il contatto, è possibile comunque porsi sul ciglio dell'abisso, in qualche modo affacciarsi su quel mondo che alla lacerazione del mondo della rappresentazione si manifesta, o non si manifesta, si manifesta come vuoto assoluto, che è anche fine assoluto. Bene, per evidenziare questo aspetto esperienziale, vorrei andare sulla citazione 2.3 da Archeri di Mezzola, che recita: l'esperienza metafisica è l'esperienza di questo io in qualche modo sussistente nel sonno senza sogni. È lecito obiettare che non si sperimenta in modo diretto questo io assopito, perché se ne serva soltanto un ricordo e nulla comprova che la rimembranza si verifichi. Non esiste l'immediatezza, tutto è immediato, memorizzato. Quindi qui Zolla, che da questo punto di vista riprende un po' la metodologia di alcuni maestri orientali, cerca di riportare nella concretezza della vita, ad esempio, a cui normalmente non si parla, un momento tra il sonno e la veglia, un certo tipo di meditazione, alcuni momenti di stati alterati di coscienza. Non è il caso del 99 farà un'antologia di Dio dell'ebbrezza, che si concentra proprio sugli stati alterati di coscienza, a partire anche dalle notazioni Cogliano su Dio. Bene, che cosa ci dice qui? Non esiste l'immediatezza, tutto è immediato, memorizzato. Ora, Zolla, quando afferma non esiste, lo afferma perché precedentemente ha fatto una distinzione, anche canonica se vogliamo, tra essere esistente, cioè gli esistenti sono quelle realtà apparentemente stati, ferme, finite, quello che potremmo definire individuazione. L'essere è in qualche modo ciò che precede e fonda ogni esistente. Quindi certo l'immediatezza non esiste, ma non esiste perché non è un oggetto, non è qualcosa di definito, non può essere plasticamente mostrato attraverso il logos, attraverso un gesto, attraverso una danza. Può essere, si può alludere attraverso questi mezzi, ma non definito. Continua: l'esperienza metafisica coincide con il principio stesso di identità e unificazione, quindi presuppone unità assoluta ma anche molteplicità che viene riunificata. Con l'uno che precede ontologicamente ogni nascita alla molteplicità dell'esistenza. Nell'esperienza metafisica persiste un io che accede di poco l'io del sonno profondo, a cui si va asintoticamente avvicinando. Esse sia un restringersi che un espandersi.
scancella il mondo esterno e si fonde in esso. C'è un punto nell'esperienza metafisica in cui questa persona ineffabile che è tutto diventa un neutro, né maschile né femminile. C'è un punto ancora ulteriore in cui diventa lo zero, quando la Trinità, che è l'unità di conoscitore, conosciuto e conoscenza, è stretta in un amore così assoluto che in essa cessa ogni distinzione. Quindi qui vediamo, l'esperienza metafisica presenta vari tratti. Si tratta di un'esperienza di limite, di come affacciarsi su questo abisso, ma poi di immergersi in questo abisso ed entrare nell'interiorità più profonda e al contempo trasfondendosi verso il stesso. Quindi è un'estasi e un'entasi contemporaneamente, cioè scancella il mondo eppure lo realizza pienamente proprio nel momento di scancellamento. Lo realizza in tutte la sua, in tutte le sue forme, che però non sono più forme state. Ora, detto questo, potrebbe sembrare che abbiamo uno che si, per magari emanazione o altro modo, si manifesta emana il molteplice. Quindi una distinzione trascendente, cioè una trascendenza appunto metafisica e metafisica. Quello che invece sottolineo sia quello di Pezzolla è che la distinzione stessa della trascendenza e della mezza non è fondamentalmente stessa. Come dice Colli in questo 2.4, il contatto metafisico non è un principio trascendente di cui tutte le serie temporali siano un'espressione posteriore, cioè non c'è più un principio e poi a un certo punto da quello nascono le espressioni. Ogni istante di tempo è il ricordo di un concetto, cioè in ogni istante di tempo è possibile in vita esperire ciò da cui quell'istante di tempo scaturisce. Ora, detto che di affinità, non so quanto tempo ho ancora. Ok, siamo su un piano di vicinanza. Ma come abbiamo visto in questi giorni, questa immediatezza sembra non essere immediatezza, sembra essere immediatezza. Hanno un carattere plurale, seppur in modo aporetico viene presentato come una pluralità non rappresentativa, quindi non risultato della categoria della quantità. Quindi avremo da un lato Colli, l'idea di tanta immediatezza, tanta interiorità, di una dinamicità nel profondo, di una dinamicità che gioca violenza e che scontro, dove la violenza in qualche modo e il dolore sembra prevalere, quello che si capta, che fa da cui scaturisce il mondo dell'espressione. Dall'altra è la Mirzola, in cui, anche se qui non c'è una citazione espressa, non vi ho fatto una citazione precisa su questo, insomma abbiamo invece l'idea di un assoluto che sia pura quiete. Quindi dinamicità, quiete, pluralità, unità, sembra di trovarci in due mondi completamente differenti. Ora, magari in una discussione possiamo anche parlare delle ragioni di questa distinzione, questa diversa sensibilità del blocco, ma non mi ci soffermo qui. Perché la tesi che vorrei proporre è che quelle interiorità, quelle immediatezze plurali in Colli possano essere avvicinate a quelle che nelle zone chiama Caccheri, ma anche rimanendo all'interno del pensiero cogliano, potremmo associare alle idee platoniche, in cui siamo sì al di là della sfera della rappresentazione, ma siamo come in un mondo intermedio. Un mondo intermedio che è naturalmente ogni espressione che diventa abbastanza inappropriata. Cioè il fondo della vita è al contempo uno assoluto e tutto, è molteplicità, è guerra, è violenza ed è gioia, unificazione, identità assoluta. E la manifestazione di questa natura
dove ogni opposto che uccide sono le idee che esauriscono completamente un uomo, in qualche modo sono creatrici di mondi paralleli, potremmo dire, anche se non, da non intendere il senso rappresentazionale. E al contempo, non lo riesco a spiegare la nostra parte. Cito questo passo di zona, che sembra interessante. 4.1, sinonimo di archetipo, forma formato, quindi l'idea, la formatività intrinseca che in un oggetto si manifesta, si coglie grazie all'induzione, non è un prodotto di induzione e calcolo. Un'idea si impone, si accende, spunta nella mente, si rivela. Ha un valore permanente la similitudine della donna. Le forme formanti proiettano il loro ombre, il loro vestigia, le forme formate. L'archetipo non è un concetto, ma un'energia plastica e generativa. L'idea di archetipo in zona coincide sia con un complesso psichico, che si richiama questo a Jung, ma questo complesso psichico non risiede nell'interiorità, è allo stesso tempo immediatamente un'unità di misura, intendendo l'unità di misura del numero come fondamento del tempo, quindi allo stesso tempo fondamento del tempo e fondamento della psiche. E può manifestarsi nella sua pienezza e dimostrare il mondo in una luce diversa ad ogni momento. Tanto che addirittura si fa una specie di analisi archetipica della storia in questo libro archetipo. Ora, perché sostengo che cogli quello che indica con l'immediatezza non sia proprio il fondo? C'è una parte di Apollino Dionisiaco, 4.3, in cui dice: il momento eroico precede la conoscenza assoluta, l'opsis è l'inesprimibile, ciò che schianta il cuore stabilisce il contatto completo, l'unificazione. Prima c'è l'affanno, il momento eroico, dopo la dolcezza. Ora, noi in queste pagine di Colli a più riprese possiamo distinguere quattro momenti fondamentali, quattro aspetti per cui può passare il filosofo. C'è un momento iniziale, un momento che è la spinta alla filosofia, che è un momento pessimistico, che non si accontenta della rappresentazione, che soffre nella finezza, che vede che ciò che è finito esprime qualcosa di più profondo che vale la pena vedere. Questo momento negativo, questo momento pessimistico, può trasformarsi in quello che viene chiamato il momento eroico. Il momento eroico si vede una via d'uscita, nella frammentazione si vede la possibilità di una creazione. È una dissonanza dinamica, è una dissonanza dove c'è scontro, ma c'è anche la possibilità di un conto. È al limite tra me e questo figlio. E a questo punto succede qualcosa, che non è più una dissonanza, come in questa ipotesi che propongo. Non è più una mistezza, è quella che viene chiamata una conoscenza assoluta, l'opsis, l'inesprimibile, il contatto completo, l'unificazione. E qui siamo in una nuova rappresentazione, eppure di spirito, da cui sorge un'altra nuova mistezza, che è la mistezza paradisiaca, la quiete, il flusso di larga corrente. Quindi avremo, se ci pensate bene, mi sembra che nel caso di Colli ciò che viene sempre accentuato dal punto di vista dell'esperienza è l'aspetto eroico, che è quello che sente di più, che è una matrice naturalmente iniziale. Quindi quando parla delle immediatezze, delle idee, delle interiorità, in qualche modo molto spesso è qui che va a sbattere, perché nella sua sensibilità è questo l'aspetto fondamentale. Dall'altra abbiamo Zola, dove sembra esserci, da un punto di vista della sua espressione dei suoi libri, invece l'accento sul terzo, sul diciamo quarto momento, quindi dopo l'opsis, la dolcezza, il fluire tra le correnti, una immobilità che non è plastica, non è una linea, ma in qualche modo appunto quello che si può esprimere nel sentimento della dolcezza. E in mezzo c'è qualcosa che non può essere rappresentato. Allora, i due autori tentano, girano attorno con il medium della parola a questo inesprimibile che pure può
possibili. E girando attorno a questo, trovano nel simbolo di Dioniso la metafora, il modo migliore per poter esprimere l'inesprimibile. Scrive poi, quindi la convergenza tra i due dei non risale a un incidente, a un evento storico, storico 5.1, a una conciliazione, ma è radicata nella loro natura. Così Dioniso, che raccoglie in sé tutte le contraddizioni, è una cosa sola con Apollo, che è la sua contraddizione. Che cosa ci dice Apollo? Ci dice fondamentalmente che Dioniso, in quanto coincidenza assoluta di tutti gli opposti, è Apollo stesso. L'individuazione, la molteplicità, è identica a Dioniso. Il Dioniso che si guarda allo specchio è identico a ciò che si riflette nello specchio. La frammentazione è unità e l'unità è frammentazione. Eppure questa esperienza, nel mondo consueto che viviamo, sembra assolutamente peregrina, sembra non avere nessun dato di realtà. Ci dice poi dall'altro lato, quindi se da un lato Colli, partendo dalla risonanza ironica, in qualche modo può trovare anche il simbolo del misticato, l'unità assoluta di eroico e paradisiaco. Zola, partendo da, usando la terminologia italiana, dal paradisiaco, trova lo stesso Dioniso nell'elemento ebreo. Scrive. Per ritrovare la 5.4, per ritrovare cioè la fonte della verità, si possono seguire due strade, quella del caos, l'ebbrezza, o quella della semplificazione interiore, della concentrazione in unità. Una superiore sapienza intreccia e fa convergere entrambe le strade in una sobria ebbrezza. Ecco, questa sobria ebbrezza rappresenta la possibilità di tenere insieme Dioniso e Apollo nella consapevolezza che Apollo è Dioniso e che Dioniso è Apollo. Bene, grazie anche a Sebastian per la sua relazione e ringrazio nuovamente tutti e tre i relatori di oggi che ci hanno presentato dei contributi davvero molto originali. Dunque, adesso possiamo aprire la discussione. Al solito chi è in sala può alzare la mano e poi parlare al microfono laggiù per fare la sua domanda, invece da Zoom basta scrivere in chat o la domanda oppure il proprio nome per prenotarsi. Un'ultima cosa, il professor Corriero dovrà lasciarci tra una decina di minuti più o meno perché deve prendere un treno e quindi io darei precedenza alle domande per il professore. Quindi in sala ci regoliamo facilmente, invece da Zoom, per coloro che si volessero prenotare, chiedo anche di scrivere se la propria domanda è per il professore, così da dare precedenza eventualmente. Un attimo. Ecco, colgo l'occasione per ringraziare tutti e tre i relatori, in particolare Emilio, per la tua relazione. La mia domanda è molto semplice, riguarda tutto quanto, cioè quello che hai letto rispetto allo stile dello Zarathustra e rispetto alla questione della comunicazione. Secondo te, nel senso, si può estendere la questione dello stile anche a quanto poi ha fatto Colli stesso, nel senso sappiamo che c'è dell'espressione scritta in un modo particolare che si potrebbe definire aforistico, ma neanche completamente, diciamo, nel senso non sono
aforismi sullo stile completamente Nietzscheano. Quindi volevo chiederti se appunto di qualcosa di dire in più rispetto allo stile di Nietzsche, rispetto sempre alla questione di fondo, che è quella anche dello Zarathustra. Grazie. Grazie Luca per la domanda. La questione dello stile, io credo che lo stile in filosofia, intendo, sia determinante proprio in generale per la Nietzsche Renaissance italiana. Cioè, l'ho accennato brevemente nella mia relazione, forse un po' affrettata nell'idea di mettere tante cose, probabilmente avrei dovuto togliere qualche cos'altro, ma la questione dello stile, del linguaggio in filosofia è davvero uno degli aspetti che sia in Francia ma anche in Italia è assolutamente centrale e ha ricadute anche nella proposta teorica dei pensatori che si interfacciano, cioè si relazionano con Nietzsche. In particolare, lo dicevamo l'altro giorno, quando penso allo stile in filosofia in Nietzsche e in Colli, mi viene immediatamente da pensare allo stile, per esempio, di Ferruccio Masini, che è un altro autore che ha avuto un contatto profondo con l'opera di Nietzsche e ne è stato caratterizzato anche nella proposta stilistica. Credo che sì, quello che dici rispetto a filosofia dell'espressione sia particolarmente significativo. È chiaro che dopo Nietzsche ancora di più si vede questo. Però filosofia dell'espressione ha questo doppio registro, secondo me. Cioè, la scelta stilistica è senz'altro importante, ma rispetto a quella che per Colli è un po' una resa in relazione all'indagine genealogica sulla ragione, lì si complica in filosofia della ragione, una ricerca stilistica, ma una ricerca argomentativa, cosa che invece nello Zarathustra, per esempio, non è presente. Diciamo che se Nietzsche avesse voluto portare a compimento lungo questa linea ipotetica, la volontà di potenza forse avrebbe avuto quel tipo di evoluzione, che però non ha avuto poi, perché sappiamo che non diede alle stampe la volontà di potenza. Però sono perfettamente d'accordo con questo stile. Cioè c'è un cambio di registro stilistico che è sinonimo, che è sintomo di una urgenza, che però per Colli è riempita di argomentazione teoretica, cosa che in Nietzsche invece non troviamo, perché ci sono slanci appunto di natura enigmatica, allusioni, metafore sui campi di significato dello Zarathustra, scritto opportunamente per l'appunto Masini, pagine molto interessanti. Bene, allora Alessio, sempre per il professor Corriere, immagino. Grazie mille, credo che mi potrebbe essere forse uno spunto neanche una domanda di riflessione. E mi interessava molto il quarto aspetto che è sottolineato della ricezione italiana di Nietzsche rispetto al problema della, diciamo, direzionalità della ragione, cioè l'idea che la ragione costitutivamente vada a ricercare l'origine di qualcosa. E uno potrebbe pensare che si potrebbe parafrasare questa direzione in termini di un'inversione dall'effetto alla causa, il che non necessariamente sembra una relazione temporale, potrebbe essere una priorità di tipo logico. Mentre viene prima la causa rispetto all'effetto, ma solo a livello logico. Si potrebbe forse aggiungere un aspetto a questo quarto punto e dire che nel rapporto tra ragione e storia, forse un modo per formulare questo aspetto potrebbe essere la direzionalità intrinseca alla ragione come effetto, come ricerca della causa a partire dall'effetto, viene proiettata su un piano temporale, al punto che il metodo principe per capire la ragione non è soltanto analizzarla logicamente, ma capire qual è la sua origine storica, genealogia proprio nel senso storico. Grazie.
Grazie Alessio per questa domanda che è veramente cruciale, nel senso che tocca alcuni aspetti che sono profondamente connessi anche alla questione razionalismo e irrazionalismo. Cioè c'è un dibattito presente nella filosofia italiana per cui la filosofia, sapete meglio di me, filosofia e storia della filosofia vanno di pari passo nel Novecento, anche per effetto del neoidealismo e poi chiaramente per le sintesi hegelo-marxiste. Quindi il problema intorno alla ragione viene ripensato in termini genealogici, nel senso colliano, ma comunque di continuità con la storia. Allora, nel caso di Collie, il problema che ci ponevamo insieme anche nelle scorse serate, anche nelle vostre belle riflessioni su Collie. Nel caso di Collie abbiamo una continuità tra l'immediatezza e l'espressione. Se questa continuità permane, è quindi da svilupparsi e leggersi su un piano storico. Se questo è possibile, allora abbiamo una forma di filosofia della storia. E questo è, secondo me, rispetto alla riflessione colliana, problematico, nel senso che se abbiamo una filosofia della storia, abbiamo una scala che necessariamente ci riconduce all'origine. Questo, secondo me, rimane invece problematico in Collie. Per cui è come se ci fosse la necessità di una ricostruzione di carattere genealogico, che, come diceva opportunamente ieri Giulio, però è anche una critica logica, quindi nessi logici, e non necessariamente, anzi probabilmente è così, la critica genealogica è sufficiente. Cioè è come se i due piani dovessero trovare una qualche composizione che non necessariamente è possibile ricavare attraverso una sorta di filosofia della storia. La chiamo filosofia della storia solo per dare un senso di continuità. La continuità esiste, ma quello che probabilmente non è rinvenibile è l'espressione articolata logicamente di questa continuità. E quindi non è possibile una filosofia della storia. Ma la continuità permane, non perché non lo posso dire, viene meno questa continuità. In questo senso, non so se ti ho risposto. Grazie. Valerio? Velocemente per salutare Emilio, ringraziarlo, augurargli buon viaggio, credo anche a presto rivederci, magari proprio a Torino. Avevo degli addenda alle cose che ha detto, ma alcune le abbiamo esaurite al bar. Pare un punto conviviale molto forte per esaurire i tempi. Quelli che mi restano sono in parte appena chiarito quasi rispetto alla risposta alla domanda precedente. In effetti, ieri io avevo indicato uno dei miei inciampi nella questione dell'accumulazione storica in Colli che genera nella sua metafora il paese dei cimerli, no? Cioè questo gravame di astrattezza che ogni soggetto empirico, chiamiamolo così, eredita. Però in continuità con la sua convinzione di fondo che l'astrazione sia perdita di qualcosa che c'era all'origine, ancorché guadagno un'estensione, e sembra quasi talvolta di percepire una filosofia della storia, giusto appunto, che viene, cioè, l'oro era all'inizio, il bronzo alla fine, diciamo così, no? Noi ultimi uomini siamo già meno vivi degli uomini del Rinascimento, poi i Greci erano ancora più vivi. E questo sembra il controcanto, in un senso, sul piano storico, dell'esaurirsi espressivo attraverso l'astrazione. Questo è una delle cose che mi lasciano perplesso perché, come ho ripetuto in questi giorni,
la riarticolazione nel campo della rappresentazione, non capisco perché, essendo anche la ragione che la produce contraccolpo di quell'immediatezza, debba essere scadimento. Questo non lo capisco. Io vedo, potrei vedere nella conoscenza che si organizza proprio, per dirla con un'obiezione che fu fatta a Kant all'inizio, no, a Schiller, ma se le categorie organizzano la realtà e mi danno la realtà oggettiva, allora mi danno la cosa in sé, non mi danno meno, mi danno la stessa cosa. In altra forma, su altro scenario, per riprendere le parole di Colli, però questo è quello, questo è nient'altro che quello, l'aveva posto in esergo a filosofia dell'espressione. Grazie molto Valerio per la questione, grazie anche per gli interventi di questi giorni che sono stati davvero per me molto arricchenti. È un problema, ne abbiamo discusso, no, varie volte anche al bar, eccetera, un problema fondamentale, nel senso che perché intenderlo come scadimento? Perché l'espressione dovrebbe essere un punto di caduta rispetto ad una... Io credo una cosa, però questo bisognerebbe argomentarlo in maniera... prendersi quindi più tempo per farlo in maniera filologicamente precisa, puntuale. Io credo che Colli evidenziasse o abbia evidenziato un momento di frattura all'interno della razionalità. C'è una pagina che precede il frammento che ho citato oggi, a un certo punto, in cui si evidenzia come la ragione fino ad un certo punto aveva una giusta equa collocazione, ad un certo punto invece le generalizzazioni e le sintesi razionali hanno perduto il contatto con l'individualità e le interiorità, come se si fossero allontanate, quindi avessero smarrito una strada. Se intendiamo questo scadimento come lo smarrirsi di una strada, allora è possibile per l'appunto riorientare la razionalità in una direzione che si è persa. Non necessariamente questo scadimento doveva prendere questa piega. È possibile che sia stato frutto di un fraintendimento, di un errore, di una comodità, di una sintesi funzionale ad un momento preciso, anche storicamente collocato. E quindi è possibile riattivare e quindi riorganizzare l'articolazione razionale con le dovute cautele, no, che questo comporta, perché comunque lo strumento filosofico che utilizziamo è erede di quella deviazione e quindi porta con sé tutti gli errori. Quindi quando noi oggi parliamo filosoficamente ne parliamo con l'accumulo di quegli errori che storicamente si sono prodotti nella visione colliana, e quindi bisognerebbe fare genealogia, analisi critica per poter ricostituire quel contatto. È un'opera però, dicevo, andrebbe riargomentata in maniera filologicamente puntuale, però credo che sia quello un po' lo spunto che vuole offrire Colli. Velocissimo, in esegesi è tutto vero, in esegesi è tutto vero. Conosco quel passo che ha citato molto bene, la ragione umana è stata in equilibrio con altre facoltà, eccetera, eccetera, e poi il parossismo della ragione. Sì, questo però non fa altro che mettere, diciamo, al sicuro il risultato che si voleva raggiungere e ignorare che il processo dell'astrazione, prendendo atto anche della corposità dell'esperienza, misurandosi con essa, che pur viene dall'immediatezza, ha prodotto la scienza. E qui poi i conti bisogna farli diversamente. Esatto, ha prodotto la scienza, quindi bisogna prendere atto dei successi della scienza, ma bisogna altresì prendere atto del fatto che la scienza non satura quegli spazi che sono di pertinenza della filosofia. Perché quella razionalità scientifica non è capace di dar conto di quello che realmente è la filosofia, che è sapienza di vita. Allora, in questo senso, la filosofia deve ricostituirsi in quell'orientamento. Era quello di me. Esatto. Io vi ringrazio davvero molto e mi scuso per
lasciarvi così con questa suspense, ma devo prendere un treno. Ringrazio tutti voi molto sinceramente e di cuore per l'accoglienza e per le discussioni molto proficue di questi giorni. Grazie ancora Giulio, Ludovica e Sebastian. Arrivederci. Bene, allora, sono altre domande? E poi c'è una domanda su Zoom, quindi prego. No, per domande volevo ringraziare sia Ludovica sia Sebastian per aver, diciamo, portato la nostra attenzione su, da un lato, una fonte sicura, riconosciuta da Colli bene, e dall'altro un parallelo che è produttivo proprio dal punto di vista dell'accostamento tematico, come ha mostrato Sebastian, con cospicue citazioni. Devo dire che forse la notazione, ma molto in margine, perché ho capito che Sebastian ha approfondito molto queste cose, me ne sono reso conto dalle citazioni. Io, oltre a Colli, ho conosciuto e frequentato anche la casa Elenir Zolla a Montepulciano, ho scritto qualcosa su di lui a suo tempo. E da quel che mi ricordo, ma appunto, tu sei sicuramente in questo momento capace di tenere i passi di Zolla sotto mente più di me. La differenza che alla fine noterei è che in Colli misticismo vuol dire acquisizione del contatto, cioè memoria della provenienza, provenienza appunto non storica ma puntuale ogni volta, perché non c'è trascendenza giustamente, e in ogni espressione c'è la congiunzione con ciò che la genera. Talvolta in Zolla appare invece che ci sia da ricongiungersi con ciò che sta oltre, davanti, vie di fuga, no? Che Colli non tenterebbe, noto titolo, vie di fuga da una intollerabilità, da un'insopportabilità, da un'invadenza dell'articolazione odierna della verità. Ma non so, forse è perfino una distinzione neppure da fare, forse generata in me da ricordi di letture, però insomma il senso, se ci fosse potenziale, della distinzione è questo. In Colli misticismo vuol dire contatto, provenienza genealogica della rappresentazione, consapevolezza di questo. In Zolla potrebbe voler dire immersione appunto in qualcosa che ha il sapore della, ma qui poi sarebbe un discorso anche che incontra di nuovo Colli, dello sciamanese. Sì, grazie. Questi sono elementi molto, molto importanti. Credo che sia un punto soprattutto quello che lei citava. Di uno Zolla fino agli anni 70, adesso, senza esagerare con scansioni temporali,
Sicuramente la prospettiva mistica per Zolla è una via, è un'uscita, una via di fuga dalla coazione del soggetto automatizzato, per come lui lo intende. Cioè un tentativo di uscire fuori dalla maschera della persona e di trovare dietro la maschera il proprio ruolo. In qualche modo sembra una via di fuga e sembra anche, soprattutto con che cos'è la tradizione, è che sicuramente che non ha sembra ci sia qualcosa là fuori, sembra ci sia una trascendenza da raggiungere, un modo da qualcosa da afferrare. Direi che l'ultima parte della speculazione consoliana, soprattutto quando si confronta profondamente con la filosofia orientale, e direi da un lato sicuramente lo lusciverismo cacinino, ma dall'altro soprattutto il taoismo, che poi è più nelle cose. Fondamentalmente ogni gerarchizzazione, ogni ipostatizzazione, sia pure quella dell'essere, decade. C'è un bellissimo, così potrebbe diventare una foresta, che c'è stato dentro un discorso, dice tutto è nella mente, la quale non sussiste. Si rompe la possibilità anche di un tipo di psicologismo, il problema che vogliamo fondamentalmente è quello che riesce a immaginare gli antichi e poi non sa come fare perché sembrano strabordare da ogni lato rispetto alla soggettività e però non può, in quanto un psichiatra, psicanalista, uscire fuori dalla soggettività, da tutta la psicologizzazione della soggettività. Nel caso di Zolla, tutto è nella mente che non sussiste. Ora, questo è naturalmente un paradosso, ma è lo stesso paradosso dell'archetipo, che è un complesso psichico ed è allo stesso tempo un principio della realtà, una forma formale. Quindi sì, io direi che c'è questa differenza, soprattutto nel primo Zola. Nell'ultimo periodo della sua vita continua a parlare di questa esperienza cambiando continuamente il mondo, dicendo che è piede, che è ebbrezza, che è intuizione, che non è intuizione, quindi dicendo fondamentalmente semplificando tutto il contrario di tutto, ma con un intento metodologico molto non far fissare la persona su una parola, perché nel momento in cui si crede di avere una parola, perché una cosa si è già persa quella cosa, quindi questo caldoso popolo di parole sempre cangianti è in qualche modo un metodo preciso per non arrestarsi e quindi non cadere in quella tentazione di vedere l'essere oppure il trascendente fuori e neanche rimanere. Grazie. Bene, allora noi tra un po' dobbiamo chiudere. Abbiamo una domanda da Zoom a cui credo che non possiamo rispondere perché si riferisce a un passo del dopo Nietzsche che non è stato citato in questi interventi. Passo che inizia con oggi le porte sono spalancate per gli aspiranti letterati, per i dispensatori di parole stampate. E Michele, se non sbaglio, dalla chat ci chiede che relazione possa avere questo aforisma con quello che noi abbiamo organizzato qui. Una provocazione interessante, ma ci sarebbe da riflettere. Io credo che le parole che hanno detto Ludovico e Sebastian all'inizio di questo seminario e anche lo statuto dell'istituzione che ci ospita parlino da sé. Quindi direi di procedere. Ci sono altre domande dalla sala? Edoardo, prego. Sì, capita proprio bene perché
Sebastian ha evocato in modo più esplicito Jung, e alla fine è lì che volevo andare a parare con la mia domanda barra suggestione, che alla fine riguarda un po' gli ultimi due interventi. E cioè appunto il rapporto tra materia e spirito. C'è un passo di Jung che secondo me è molto interessante, il quale dice l'inconscio, che poi ovviamente il suo inconscio non è come quello freudiano, mera produzione della rimozione, ma è ben altro. L'inconscio freudiano Jung è ciò che Jung chiama ombra, però dice l'inconscio ne possiamo sapere tanto quanto la fisica può sapere dalla materia. E cioè questo fa eco anche a quel ciò che diceva Schopenhauer tra la materia e il correlativo oggettivo del soggetto universale della conoscenza in buona sostanza. E però mi sembrava veramente, lo dice Jung, è anche grande lettore di Böhme tra le altre cose, però ecco, è lì dove un po' volevo, insomma, tra virgolette, colpire, nel senso che Jung stesso riconosce, io parlo da psichiatra, però dall'altra io non è che temo, però bisogna anche stare attenti a criticare, a vedere i limiti di questa posizione, perché voglio dire, anche in questo discorso tra il rapporto io-cosmo, unificazione, eccetera, vuol dire ciò che ci dice Jung sull'alchimia e tutte queste cose qua, appunto ci fa capire come siano proiezioni psichiche, e temo che se si, se si vuole fare astrazione dal quadro psichiatrico, si rischia di non vedere che spesso e volentieri, appunto, l'annullamento totale dell'io di fatto è uno stato psicotico, insomma, uno stato di, per cui è qui che ecco. Grazie Edoardo, grazie veramente di questa domanda. Sono molto d'accordo con te, penso che forse si potrebbe mettere l'accento sul fatto che tanto Colli quanto Böhme non concepiscano questo annullamento dell'io come uno stato duraturo, come qualcosa di perenne, un traguardo, una conclusione, perché già in filosofia dell'espressione le cose cambiano per quanto riguarda Colli, e anche lo stesso Böhme, di fatto questo annullamento e questa reintegrazione alla quale facevo riferimento nella parte finale della mia relazione, la vede come un che di eventuale, per cui anche quando parla della lingua naturale che lui intende nelle trame del tedesco, la sua lingua madre, scrive che quando lo spirito, il contesto è molto diverso da quello di Colli, però quando lo spirito lo illumina riesce a scrivere, riesce a comprendere. Quando invece si trova in uno stato di desolazione, d'abbandono, quando lo spirito non vive in lui, allora risulta estraneo alle sue stesse parole. Quindi c'è sempre da tenere, oltre al momento dell'identità, della reintegrazione, dell'annullamento delle differenze, c'è sempre, permane comunque quell'elemento di distacco, quello stacco che sta dietro al contatto di Colli, attivo in entrambi. In ogni caso, altrimenti sarebbe junghianamente patologico. Spero di averti risposto, grazie. Direi che se non ci sono... Ah, scusami Sebastian, certo. È una questione che mi intriga molto, quindi non so bene che cosa risponderò, ma... Molto interessante, tra l'altro si rilaccia pure all'aspetto che citava prima il professor Martini sullo sciamanesimo, il rapporto tra materia e spirito. Allora direi che nel caso di Zolla forse sì, si possono utilizzare questi due termini, anche se non fa una trattazione particolarmente sistematica, soprattutto sul concetto di materia. Sicuramente la chiave alchemica è una chiave fondamentale, nel senso che, al contrario di Jung,
non considera semplicemente l'operazione alchemica da una parte come chimica, diciamo, anche se ha i suoi lavori, e dall'altra come proiezione in qualche modo di aspetti psichici sulla materia, ma secondo poi fondamentalmente anche un dettato storico, se vogliamo, quindi più fedele alle fonti, come l'idea alla base è che lo stesso spirito, se vogliamo utilizzare questo termine rinascimentale, che è presente nella materia, è lo stesso spirito che sta nell'uomo e quindi plasmando, trasformando la materia, si avvia un processo di trasformazione interiore, ma non perché si sta proiettando qualcosa di interiore sull'esteriore, ma perché c'è, diciamo, un fluido, che è lo pneuma, che in realtà tiene in contatto queste due cose. E non si tratta allora da un lato di un'azione meccanica a cui poi si aggiungono come sovrastruttura delle ragioni etiche, morali, psicologiche, ma si tratta fondamentalmente di un'azione che allo stesso tempo spirituale materiale, dove spirito non è inteso in termini, che poi un po' ha a che fare con la tradizione cristiana, non è lo spirito come possiamo pensare in termini dell'uomo o come non so se lo spirito che cioè lo spirito è un elemento di mediazione tra la materia e assoluto, tra la materia e l'anima in corpo, cioè è qualcosa di corporeo e incorporeo contemporaneamente, dove l'anima non è solo l'anima umana, ma l'anima di un mondo che perde tutto quanto, e che l'uomo è una delle parti particolari di questo spirito. Questo punto. Sull'altro punto, la psicosi, interessantissimo, io rimango fedele a una notazione di Mircea sullo sciamanismo e le tecniche dell'estasi. Chi è lo sciamano è uno psicotico guarito. Allora, tutto ciò che non sta nei limiti stretti della ragione che chiude le cose è al confine con la malattia, la dispersione, la distruzione. Eppure è possibile attraversare questa dimensione di incertezza, giungere ad essere, diciamo così, in termini sciamanici, potrebbe essere padroni della malattia ed essere quindi in contatto con quelle forze che permettono di guarire anche gli altri, avendo guarito in primis se stessi, che poi è la funzione terapeutica della filosofia. Se non ci sono altre domande, abbiamo concluso, siamo giunti al termine di questa 3 giorni, che è stata molto molto interessante per tutti. Io nuovamente ringrazio gli altri organizzatori dell'iniziativa, ringrazio l'Istituto Italiano degli Studi Filosofici per averla voluta e per averci ospitato, ringrazio tutti i partecipanti in sala qui a Napoli e su Zoom per averci seguiti. Niente, vi auguro buon proseguimento, alla prossima, grazie a tutti.